Allora, qui dovremmo essere partiti con la registrazione. Dovreste vedere lo schermo. Nel caso, se c'è qualche problema, o me lo scrivete nella chat, sia di visualizzazione delle slide, sia acustico, mi dite qualche cosa. Si vede e c'è la registrazione attiva. Fantastico, benissimo. Allora, lascio anche la mia immagine, se mai, ecco fatto. Quindi, ecco qui, io procederei in questo modo. Scusate che rimetto i partecipanti così vedo quando arrivano. Preparo un po' tutto. Chat. Ogni tanto memorizzo, faccio anche save chat. Allora, qualche buon pomeriggio a tutti, qualche richiamo veloce, anche se il presidente e la collega Palletti hanno già richiamato. Ogni ora dovreste scrivere nella chat, presente nella chat o presente, fatelo almeno ogni ora per via delle registrazioni, dei crediti e di tutte le attribuzioni che vengono fatte per questa lezione. La lezione è registrata, per cui non abbiamo questo tipo di problematica. Spero che non ci siano problemi di linea o altro. Se c'è qualche cosa, me lo comunicate nella chat, mi dite se qualcosa non va e se no iniziamo questo nostro incontro. Oggi parliamo di fotogrammetria subacquea. Fotogrammetria subacquea è un argomento, un po', se vogliamo, alcuni lo definiscono di nicchia, è un argomento specialistico, ma che diciamo nel corso degli anni ha avuto sempre più diffusione per le sue varie applicazioni in ambito sia scientifico che tecnologico, e diversi colleghi si sono impegnati in questa disciplina. E così, insieme agli amici e ai colleghi della SIFET, abbiamo pensato di proporre questo incontro, e quindi speriamo di riuscire a trasmettere quelle che sono le nozioni principali, quindi i principi della fotogrammetria subacquea e le applicazioni, cioè alcune delle applicazioni in ambito e soprattutto gli ambiti applicativi, quello scientifico e quello tecnologico. In pratica abbiamo gli obiettivi formativi sono apprendere le conoscenze di base della fotogrammetria in ambiente sommerso, cioè della fotogrammetria subacquea, e vedere quelle che sono le applicazioni fondamentali, anche attraverso le applicazioni continuare a vedere poi quelle che sono le caratteristiche fondamentali di questo approccio. Perché ho aggiunto anche l'ambito tecnologico? L'ambito tecnologico perché non ci sono solo le applicazioni scientifiche, ma più in generale quelle che sono le potenzialità tecnologiche, e vedremo anche un attimino l'evoluzione, perché la fotogrammetria subacquea è sempre stata fatta dal subacqueo, dall'operatore in acqua con camere, custodie, illuminatori, aggeggi vari, ma in tempi più recenti c'è stato ovviamente uno sviluppo anche in questo campo nell'utilizzo di droni, di rover, remote operated vehicles, e quindi di droni teleguidati o guida remota per eseguire fotografia e fotogrammetria di oggetti sommersi. Per quello che riguarda i principi, vedremo quali sono le caratteristiche della fotogrammetria subacquea, tipicamente la fotogrammetria multimediale. Vedremo le camere fotogrammetriche, le custodie e i processi che portano, diciamo, che hanno la caratteristica insita della fotogrammetria multimediale, che portano dalla calibrazione alla restituzione di modelli tridimensionali al dense image matching applicato in ambito subacqueo e come sintesi alla pianificazione di un rilievo fotogrammetrico subacqueo. Poi nella seconda parte, quello che chiamiamo il secondo modulo, le applicazioni soprattutto all'archeologia marittima e subacquea, alla biologia marina e qualche cenno su quelle che sono le potenziali applicazioni nell'industria offshore. Parleremo sia del rilievo che del monitoraggio delle deformazioni, che è interessante come tipo di applicazione. Più in generale lo potremo chiamare change detection, cioè individuazione di cambiamenti, e anche, perché no, al monitoraggio delle deformazioni.
quelle che sono in queste lezioni ci sono dei concetti di base che dovreste conoscere, dovete conoscere, che sono quelli della fotografia sicuramente e della fotogrammetria, sui quali io ritornerò in qualche modo, ma sono, diciamo, un background per riuscire a seguire queste lezioni che non partono da un livello zero, ma da un livello di conoscenza, almeno dei concetti base. Comunque ritorniamo poi sulle varie slide. Ecco, una cosa che vi prego, fate di scrivere nelle chat quelle che sono le vostre le domande, che rimarranno in archivio, e poi se rimane un po' di tempo alla fine di ognuna di queste 3 ore cercherò magari di rispondere, anche se sinteticamente, non a tutte le domande ma a quelle principali. Che cos'è la fotogrammetria? La fotogrammetria è la scienza o un'arte, e qui ci sa già molto di quello che stuzzica nella nostra disciplina, di ottenere delle misure utilizzabili attraverso delle fotografie. Fotografie a questo punto diventano, si chiamano fotogrammi perché hanno questo contenuto, questa potenzialità metrica. Lo scopo, questo è, diciamo, il concetto, vedete, vi ho riportato non a caso anche le date, stiamo parlando del 1966. Nell'evoluzione, quindi, trovate sotto quelli che sono una possibile nuova definizione della fotogrammetria, che parla di acquisizione attraverso procedure automatiche o semiautomatiche, con scopi di mappatura, rilievo e metrologico di alta precisione, quindi enfatizzando in questi processi l'accuratezza che si può raggiungere, la reliability, cioè, diciamo così, la robustezza nelle soluzioni, e la completeness, cioè la completezza all'interno di processi che partono da informazioni estratte dalle immagini per ottenere, diciamo così, dei modelli tridimensionali. Questo nel 2016 è una delle tante definizioni che si danno nella computer vision, e quindi nella computer vision attraverso processi fotogrammetrici. Tutto questo vale anche in acqua, sì, certo, vale anche in acqua, e in acqua vengono enfatizzate quelle che sono le evoluzioni di processamento dei dati delle immagini, che sono quelle legate alla computer vision, quindi in qualche modo alle applicazioni di automatismi nei processi attraverso fotogrammetria, videometria e altri tipi di approcci, e quelli più recenti, che sono la cosiddetta structure for motion, SFM, che è un approccio nella computer vision per la ricostruzione tridimensionale da una serie di scene statiche, da una serie di immagini. Questo è un processo può essere anche definito come un processo di stima simultanea, sia dal punto di vista strutturale geometrico che dal punto di vista delle posizioni della camera. Posizioni successive, quindi immagini statiche acquisite successivamente, che vengono ricomposte in questo movimento che dà una struttura complessiva. Queste sono tecniche che poi alla fine sono basate sui principi delle equazioni di collinearità, di Bandola-Justin, quindi nulla di nuovo, semplicemente attraverso l'enorme potenza dell'evoluzione delle camere, delle videocamere e dei software di elaborazione dei dati, diciamo così, sono state messe a punto queste tecniche chiamate SFM, che sono quelle maggiormente utilizzate nella fotogrammetria, chiamiamola moderna, attuale, e anche in quella subacquea. Quindi qui vedete una serie di immagini. Ci sono molte di queste slide che vi faccio vedere, sono acquisite da materiale bibliografico che trovate tutto in fondo al secondo modulo di lezione. Molte sono mie, di colleghi, di amici, ma comunque servono un po' per dare un filo conduttore a questo incontro. Per quello che riguarda i principi della fotogrammetria, partendo da sinistra, vedete, addirittura siamo alla fine dell'Ottocento, è la ricostruzione di una prospettiva centrale. Questa non è altro che la fotografia, che non è altro che ovviamente la base della fotogrammetria. Quando andiamo in acqua, cosa succede? Che questa deformazione, che questa prospettiva centrale viene deformata per via del mezzo, perché avremo aria, vetro, che è quello delle lenti, e acqua. Quindi dovremo cercare
di ricomporre prima di tutto questa deformazione dovuta al mezzo acqua, ma poi alla fine i principi che andiamo a applicare sono i principi base della fotogrammetria, non è che andiamo a inventarci niente sott'acqua. Cioè, che cosa succede? Succede che se io sono in un caso di fotogrammetria multimediale, ho l'aria, quindi dove sta la mia, i miei sensori CCD o la pellicola, se vogliamo ragionare in termini analogici, e i raggi vengono deviati attraverso, primo, il vetro, che è quello che compone il mio obiettivo, questo avviene ovviamente anche in aria, ma soprattutto attraverso il mezzo acqua. Quindi io ho una ulteriore deviazione che praticamente che cosa fa? Questa deviazione non fa altro che ridurre l'angolo di campo, non fa altro che farci vedere gli oggetti in acqua apparentemente più vicini, quindi apparentemente più grandi. È come se noi, se intervenisse un processo per cui dalla focale nominale in aria questa focale aumenta e tendiamo verso una visione con teleobiettivo, riduzione della profondità di campo e l'immagine che si vede apparentemente più vicina. Questo è dovuto alla al differente coefficiente di rifrazione che c'è in aria e in acqua. Praticamente, vi faccio anticipo questa immagine, vedete l'indice di rifrazione che qui viene espresso in funzione della variazione di temperatura e di salinità. Comunque rispetto all'aria dove vale 1, qui andiamo mediamente a un valore di 1.32-1.33. Quindi praticamente questa rifrazione dell'acqua molto maggiore rispetto all'aria ci porta a vedere gli oggetti più vicini in un rapporto di circa 1 a 4, quindi anche apparentemente più grandi. Questo non c'entra niente con la solita storia dei pescatori che vedono i pesci sempre più grandi di quelli che sono. In acqua, certo, il subacqueo tende ad ingigantire le cose e dirà che ha visto uno squalone, ma magari era uno squaletto o qualcosa di più piccolo. Però a parte questo, il concetto quindi è che la variazione dell'indice di rifrazione, che va da 1 nell'aria a 1,33 con delle variazioni, poi ritorniamo sulla figura che abbiamo visto prima, ci porta a vedere una riduzione, una flessione di questi, dell'angolo di uscita dei raggi che nel passaggio dall'acqua, vetro, aria di circa un quarto. Quindi abbiamo questo effetto distorsivo. Ed è una delle cose più... chiederei cortesemente di spegnere i microfoni. Grazie. Adesso riammettiamo un altro po' di persone. Ecco qua. Bene, quindi questo è quello che dobbiamo andare a trattare nel eseguire delle riprese sott'acqua. Praticamente abbiamo un effetto di distorsione. Questo effetto di distorsione si ha generalmente con qualsiasi tipo di lente, lo abbiamo anche in aria. In acqua, ovviamente, dovuto al fenomeno della rifrazione dell'acqua, abbiamo questo fenomeno di distorsione chiamata a cuscinetto. Perché? Perché tende ad essere più accentuata di quella barilotto, perché, come vi dicevo prima, è come se io utilizzassi una focale nominale in aria che tende leggermente ad un effetto tele, e quindi quando l'effetto è tele la distorsione tende a passare a una distorsione a cuscinetto, come quella che vedete in questa immagine centrale, rispetto alla famosa distorsione a barilotto che è tipica delle lenti grandangolari, cioè quando ho un elevato... c'è qualcuno che sta dando delle martellate nel microfono? Se cortesemente spegnete, grazie. E qui vedete al di sotto di questi tre, qui praticamente c'è un reticolo teorico e le distorsioni, due tipi di distorsione che vi stavo dicendo prima. Tenete conto che quando si vanno a verificare gli effetti di distorsione si usano dei reticoli di calibrazione che sono tipo quello che vedete qui sotto, costituito da tutta una serie di punti, di elementi geometrici che ci servono per caratterizzare i fenomeni di distorsione delle lenti. Vedete qui a destra la tipica distorsione a cuscinetto che interviene quando noi effettuiamo una ripresa subacquea. Rivedremo queste deformazioni per parlare dell'effetto acqua. Per tornare a
Non si vedono le immagini, solo il relatore? Qui vedo qualcuno che non vede le immagini, è un problema di tutti? Io Io vedo vedo tutto. tutto. Ok, allora probabilmente questo collega, no, vedono tutti bene, quindi probabilmente è un problema di chi ha mandato il messaggio. Grazie, vedo tutti tutto bene, benissimo. Allora, nell'acqua, quindi dicevamo la rifrazione del mezzo acqua e l'acqua è circa 800 volte più densa dell'aria e abbiamo qui sono delle curve che tengono conto di questa, diciamo così, variazione della densità in funzione della profondità e della variazione di densità in funzione sia della temperatura che della salinità. Questi sono dei grafici che sono stati, diciamo, ricavati da prove sperimentali. Più in generale, noi sappiamo che la pressione ha un incremento di un'atmosfera ogni 10 metri, in particolare 1033 newton su centimetro quadrato, mentre la densità dell'acqua non ha una variazione costante con la profondità, ma dipendendo anche da temperatura e salinità, oltre che dalla pressione, cioè dal parametro che varia in profondità, abbiamo delle curve che sono variamente ricostruite, come potete vedere in queste due immagini. A noi, alla fine, operando con dei sistemi ottici, che cosa interessa? Interessa sapere che in funzione della salinità, temperatura e profondità, quindi della pressione, noi abbiamo una variazione di questi indici di rifrazione. Quindi non solo l'indice di rifrazione, e vediamo la figura dopo che forse tende a essere più chiara. Quindi l'indice di rifrazione non solo è molto diverso rispetto all'aria, quindi da 1 passiamo almeno a 1,33, ma varia in funzione di temperatura e salinità, con una variazione che vedete ha un andamento abbastanza costante, sia in funzione della salinità, anche sia pure non normalizzato, sia in funzione della temperatura, cioè più aumenta la temperatura, cioè scusate, più diminuisce la temperatura, vedete, più l'indice di rifrazione aumenta e più aumenta la salinità, più aumenta questo indice di rifrazione. Questa variazione varia tra valori che sono 1,33 e 1,34, quindi non abbiamo delle variazioni eccezionali, però ci sono. Questo cosa ci porta a dire una prima conclusione, ricordatevelo, che oltre a dover calibrare le immagini, cioè intervenire per ridurre questo effetto distorsivo dovuto alla rifrazione, distorsivo della prospettiva centrale, dobbiamo anche considerare che questa calibrazione che noi dobbiamo fare sulle immagini subacquee la dobbiamo fare a seconda delle condizioni in cui operiamo e a seconda della profondità a cui operiamo. Quindi è una calibrazione in situ che deve essere fatta in un determinato periodo, in una determinata epoca, quando noi effettuiamo le nostre osservazioni. Quindi ogni volta che andiamo in acqua dobbiamo rifare la calibrazione a seconda della profondità a cui operiamo, perché varia l'indice di rifrazione e varia la ricostruzione dell'immagine così come noi la dobbiamo effettuare. Poi andiamo avanti, ci sono un altro fenomeno importantissimo, è l'assorbimento della luce. Qui avete una serie di grafici, ve le potete trovare nelle slide, che comunque tengono conto dell'assorbimento dell'acqua, dell'assorbimento della radiazione luminosa da parte dell'acqua, che fa sì che voi già nei primi metri di profondità perdete quasi completamente le radiazioni più calde, quindi perdete quasi completamente il rosso, rimane un po' di giallo, di verde e di azzurro. Qui vedete l'assorbimento in funzione della profondità e vedete che i colori più caldi vengono assorbiti già nei primi metri. Questo introduce che cosa? Introduce il fatto che sott'acqua noi non abbiamo, avendo l'assorbimento di queste radiazioni, abbiamo subito dei colori che vengono in qualche modo persi. Quindi noi possiamo certo sicuramente usare dei filtri per aumentare, vedete, con il filtro e senza filtro. Avete già in un'immagine, questa che poi è fortemente nebulosa già di suo, però guardate qui sotto che cosa si può fare. Si possono usare degli illuminatori, cioè se io perdo la luce
naturale, già nei primi metri sui colori più caldi, e tendo a perderla aumentando la profondità, che cosa posso fare? Posso usare degli illuminatori. Gli illuminatori mi consentono di vedere, vedete, dalle immagini senza illuminatore alla vostra sinistra, sia di una scenografia sia dei pesci, vedete a destra come vedo la scenografia, vedo queste gorgonie rosse, vedo questi pesci rossi con l'illuminatore, cosa che non avrei visto con la luce naturale. Attenzione però, uno dice, ok, allora se faccio fotogrammetria, se devo rilevare degli oggetti, uso sempre gli illuminatori. No, no, perché? Perché comunque se io uso gli illuminatori ho dei fenomeni di backscattering, di retroilluminazione della sospensione. È vero che posso usare un accorgimento, guardate qui, io ho queste spugne, coralli molli, e ho molta sospensione nell'acqua. Guardate l'immagine di sinistra, vedete tutte queste chiazzettine colorate, sono sospensione sia di materiale organico che inorganico. Allora cosa faccio? Posso usare l'illuminatore, però se uso l'illuminatore come nell'immagine di sinistra, cioè con una luce puntata praticamente contro l'illuminatore, che cosa succede? Che ho tantissima riflessione e l'immagine ho un enorme backscattering, un'enorme riflessione di quella che non è la superficie che voglio rilevare, ma della sospensione in acqua. Quindi allora che cosa devo fare? Devo cercare di usare la luce non direttamente sparata, vedete questi due faretti, ma molto lontana, il più possibile lontana dall'obiettivo, in maniera che non abbia una grandissima riflessione, vedete come l'immagine è più pulita. Certo, predominano toni più freddi come il blu e il rosso, non dimentichiamoci il discorso dell'assorbimento precedente, però nello stesso tempo ho una maggiore chiarezza nei contorni e una maggiore definizione. Quando si fa un rilievo fotografico, ma anche fotogrammetrico subacqueo, l'ideale cosa sarebbe? Che l'operatore tiene la camera con la lente e ci sono dei subacquei che assistono per tenere la luce più radente possibile, addirittura ortogonale rispetto alla linea di navigazione che è quella, diciamo, diretta, nadirale rispetto all'oggetto. Quindi addirittura i faretti non così, ma addirittura ortogonali, bassi e radenti, in modo da limitare il più possibile questo effetto di backscattering. Oppure, quando è possibile, lavorare con luce naturale. Dunque, qualcuno qui mi chiede di togliere tutti i microfoni, quindi se cortesemente, se potete togliere questi microfoni per tutti. Allora c'è qualcuno che si è collegato adesso e sto riammettendo. Ok. Quindi noi abbiamo cercato di lavorare, come poi vedrete, con luce naturale, che è sempre la soluzione migliore, però è chiaro che quando c'è poca trasparenza o si lavora in profondità, difficilmente si può evitare l'utilizzo di illuminatori. Quindi se io vado dall'aria all'acqua, riassumendo, che cosa ho? Ho degli illuminatori che possono essere a luce stabile o stroboscopica, cioè che vengono attivati con il flash della camera, e una serie di custode subacquee. Oggi sostanzialmente, poi vi farò vedere così un po' nella storia della fotografia, anche della fotogrammetria, si sono usate camere, le famose Nikonos, che erano già stagne, però oggi si preferisce utilizzare delle camere di diversa qualità, diverso valore, con delle custodie che permettono di usarle sott'acqua. Ecco, questa della custodia mi introduce subito un aspetto molto importante, che è quello legato all'oblò. Vi ricordate prima, quando parlavamo della deformazione, che era dovuta ad una lente, sostanzialmente a un obiettivo sostanzialmente piatto, che è quello che succede con gli oblò delle camere, eccoli qua, flat, le cosiddette porte piatte. Allora, in queste porte piatte cosa succede? Succede che si amplifica quel fenomeno dovuto alla differente densità dell'acqua. Adesso ragioniamo in termini di... abbiamo visto prima che la rifrazione dell'acqua, oltre ad essere 8 volte più densa dell'aria, di passare da, come coefficiente di rifrazione, da 1 a 1,33, varia a seconda delle profondità e delle condizioni, quindi dei giorni in cui noi effettuiamo le nostre riprese. Bene, questo
supponiamo di averlo, di superare il problema facendo la calibrazione della camera, poi adesso ve ne ho già parlato diverse volte, vedremo dopo come si fa, cioè di ridurre questo famoso effetto, e quindi ci consideriamo in una certa epoca, a una certa profondità, quindi con certe condizioni di salinità e temperatura. Quindi un R, coefficiente di rifrazione, diverso da 1, però stabile. Bene, in questa condizione, se io la mia camera la metto dentro una custodia con un oblò flat, piatto, cosa succede? Succede che invece di avere la situazione nominale in aria, che sono questi indicatori rossi, io ho l'angolo che mi si riduce la profondità di campo, mi si riduce la field of view, l'angolo di vista. In estrema sintesi succede che io, come se avessi la mia lente che nominalmente in aria aveva una certa lunghezza, è come se fosse diventasse in acqua un tele, oppure se volete la lunghezza nominale in aria diventa più lunga. Quindi è come se io vedessi l'immagine più vicina, grosso modo vi dicevo di circa un quarto, e quindi con dei fenomeni che non, dal punto di vista della ricostruzione geometrica, non vanno bene. Queste porte flat sono ovviamente le più economiche, ma è stato dimostrato, ci sono tutta una serie di esperimenti degli autori che sono citati in questi slide e che sono riportati anche successivamente, che se si usa una porta dome sferica si riducono questi effetti, ed è come se io operassi con quella lunghezza focale in acqua. E quindi questo è quello che si è testato e che si fa, utilizzare queste porte. Attenzione, queste porte sono molto valide, ma sono estremamente, sono molto più costose. Permettono di ridurre la distorsione cosiddetta a cuscinetto, permettono di ridurre le aberrazioni cromatiche, che sono estremamente significative con la porta piatta, permettono di usare degli angoli dei field of view, degli angoli di vista più allargati rispetto alla porta flat, alla porta piatta, e sostanzialmente, diciamo così, vanno a ottenere tutta una serie di risultati estremamente positivi. Dunque qui c'è qualcuno che ha macchiato, scusate un attimo, provo a, vedo che c'è un segnale, dopo cerco di ricondurlo quando passiamo, miglioriamo le cose. Allora, vediamo un po'. Questi quindi sono i vantaggi principali nell'uso delle porte DOM. Cosa succede sull'oggetto? Vedete, sopra abbiamo, se io uso delle lenti cosiddette piatte o delle custodie con delle lenti, con delle porte, con degli oblò piatti, ho questa riduzione dell'angolo di vista. Se con la stessa camera uso una lente sferica, quindi un oblò sferico, dome lens, come si dice, io ricostruisco praticamente a quella distanza di lavoro, ricostruisco virtualmente il mio oggetto nelle sue forme e dimensioni reali, come se fossi in aria, quindi come se potessi ridurre tutti gli effetti dell'acqua. Questi sono, diciamo così, gli effetti sulla distorsione utilizzando delle porte, degli oblò sferici. Vedete qui sopra le diverse configurazioni di distorsione, se io mi metto al centro, a 2/3 del raggio o nella zona di bordo della mia lente. Vedete che ho, se ovviamente sono in aria, non ho effetti distorsivi significativi. Portandomi in acqua con una flat ho degli effetti distorsivi molto significativi. Se uso un oblò sferico, vedete che si riduce di molto, soprattutto lo vedete nel bordo, ma anche a 2/3 ho una significativa riduzione della distorsione della lente. Questo in questa immagine vedete invece
come vi accennavo prima, il discorso dell'aberrazione cromatica. Anch'essa viene fortemente ridotta da una porta sferica. Queste sono immagini prese con una GoPro. La GoPro ha un oblò non sferico ma piatto, dove vedete le aberrazioni cromatiche che generano anche dei disallineamenti dei canali rosso, verde e blu. Quindi vedete un esempio e vedete l'esempio composto, quindi con questa significativa, diciamo così, effetto di aberrazione cromatica. Che cosa si fa per ridurre le aberrazioni cromatiche? Si fa un bilanciamento del bianco e si effettua una calibrazione utilizzando questi check color control che servono per controllare aberrazioni cromatiche. Praticamente ogni volta che si scende in acqua, oltre a utilizzare, e lo vedremo dopo, un reticolo di calibrazione, si usa anche a ridurre queste aberrazioni di tipo cromatico. Praticamente, vedete, si fa un bilanciamento del bianco su un foglio bianco, quindi ogni volta che si scende in acqua si fa una ripresa per fare una correzione, un white balance, e poi si vanno praticamente a ridurre degli effetti utilizzando comunque dei filtri. Se uso un filtro rosso senza o con il filtro, vedete la qualità dell'immagine, e qui sto parlando di GoPro, quindi stiamo parlando di camere di qualità relativamente contenuta, e anche una correzione, un white balance, vedete l'effetto del white balance prima e dopo la correzione, e vedete che anche in questo caso molte delle deformazioni delle aberrazioni tipo cromatico si possono ridurre. Vediamo adesso agli aspetti geometrici. Questi sono i principi della fotogrammetria, che vedremo che utilizzeremo anche in acqua come ricostruzione dell'immagine attraverso un processo di triangolazione. E vedremo come si può ovviamente, attraverso un certo overlapping dell'immagine, ricostruire attraverso le strisciate i voli. Quindi questo per farvi vedere che quando operiamo in acqua il subacqueo praticamente è come se volasse sopra il fondale, sopra gli oggetti, e quindi dobbiamo riprodurre tutte quelle che sono le caratteristiche per calcolare, per esempio, la scala dell'immagine, che non sarà altro che il rapporto tra la focale e la distanza di presa, e nel caso di una strisciata, la lunghezza della baseline in funzione dell'overlapping, che cercheremo di mantenere il maggiore possibile. Questo ovviamente vale come vale in aria. C'è un'altra cosa importante che in acqua dovremmo tener conto, cioè l'effetto del blurring, cioè del trascinamento. E quello che dobbiamo evitare in acqua è proprio questo effetto che provoca una baluginia, un disturbo nell'immagine, che dobbiamo cercare di evitare. Questi sono i parametri che vanno bene in acqua. In aria, scusate, in acqua cosa dovremmo fare? Dovremmo applicarli alla focale calibrata in acqua, che è quella che ci deriva dal processo di calibrazione, che dopo vedremo, che ci consente di non avere questo tipo di fenomeno di disturbo. Nel processamento delle immagini, quindi, e non andiamo a modificare, qui viene ripreso da uno dei tanti, delle tante fotografie, dei tanti, diciamo così, applicazioni della fotogrammetria, non è che andiamo a stravolgere quelle che sono l'orientamento, cioè per esempio la triangolazione o la compensazione per fasci proiettivi. Non andremo i principi sono sempre quelli dell'orientamento interno, dell'orientamento esterno, della scelta di punti omologhi. Scusate, c'è qualcuno che sta colorando sullo schermo, che è stato in qualche modo condiviso. Se cortesemente può cancellare queste righe che appaiono di disturbo a tutti. Grazie. Dopo aver effettuato la parte, diciamo, di orientamento delle camere, o secondo degli approcci più moderni di compensazione di fasci proiettivi, di applicazione di SFM, andremo a generare delle immagini
più dense, a generare delle mesh e a editare i poligoni per fare una testurizzazione. Questo non cambia nulla rispetto ai normali, alle normali procedure fotogrammetriche, così come anche l'ortofoto o l'ortofotomosaicatura. Ovviamente però dobbiamo, e qui è la parte che cambia significativamente, dobbiamo calibrare le camere per definire i parametri di orientamento interne secondo quelle che sono le caratteristiche o le, diciamo così, le deformazioni rispetto alla prospettiva centrale che avvengono in acqua. Questo sì che è caratteristico. Abbiamo detto che usiamo l'SFM anche in questo caso. Possiamo anche nel nostro caso distinguere una fotogrammetria tradizionale da una fotogrammetria più moderna applicando l'SFM, cioè quella tradizionale basata sulle classiche immagini stereo, punti di controllo e punti omologhi che mi consentono di ricostruire tramite la conoscenza dei parametri di orientamento interno l'orientamento relativo ed assoluto. Anche qui possiamo fare stereofotogrammetria in acqua, eccetera. Quello che cambia ovviamente, ripeto, è la definizione dei parametri di orientamento interno che derivano da un processo di calibrazione. Nella fotogrammetria tradizionale si usano le equazioni di coriolanità, parametri di orientamento, definizione dei parametri di orientamento interno e di quello esterno. Anche nel nostro caso utilizzeremo dei ground control point per fare la nostra calibrazione. Nella fotogrammetria, diciamo così, più moderna, parliamo di SFM, parliamo di algoritmi della computer vision. Tutto questo, scusate, sto andando un po' veloce, ma perché sono processi che immagino conoscete, avete già visto dalla fotogrammetria, e solo per farvi capire l'analogia dei processi anche in acqua, salvo ovviamente le distinzioni della calibrazione. Qui possiamo andare più veloci, sono le differenze tra la fotogrammetria tradizionale e quella di approccio, tra virgolette, più moderno. Veniamo al nostro caso. Calibrazione della camera, cioè sott'acqua dobbiamo per forza andare a ridefinire i parametri di orientamento interno. Questo vedete nella foto di sinistra come si fa questa calibrazione, cioè si eseguono prima di effettuare qualsiasi tipo di acquisizione delle immagini, c'è un frame di controllo, poi ci ritorniamo sopra, questo è di punti di coordinate note, intorno a cui vengono distribuiti anche una serie di diciamo così, di immagini prestampate per andare a vedere le deformazioni geometriche, si fanno una serie di immagini, si acquisiscono una serie di immagini di questo frame e si ottengono i parametri di orientamento interno della camera che sono lunghezza focale o distanza principale, le coordinate del centro di presa e i parametri di distorsione. Di solito si usa calibrare e calcolare la distorsione radiale e quella tangenziale. Poi si possono aumentare, affinare questi calcoli con altri coefficienti. Questo, ripeto, ci torniamo sopra dopo, volevo anticiparvi che cosa consiste la calibrazione. Vedete che si determinano tutti questi parametri e si reintroducono nel processo di restituzione fotogrammetrica come parametri di orientamento interno. Si calcola un plot di distorsione, si calcola la distorsione radiale in funzione della distanza e così, diciamo, si riesce a soddisfare questa prima fase della definizione dei parametri di orientamento interno e si può passare alle altre fasi, che sono quelle di orientamento dell'immagine di triangolazione attraverso, per esempio, il processo di bundle adjustment. Attraverso dei processi di matching automatici si aumenta enormemente il numero di punti, cioè la cosiddetta nuvola sparsa di punti, diciamo così, determinati dal processo di restituzione. Il bundle adjustment, qui riprendo delle cose abbastanza note, si tratta di acquisire una serie di immagini da più punti di presa, qui ne sono indicati 3, ma in genere se ne utilizzano da 5 a 10, in maniera che il processo viene sicuramente più consistente. Allora, qui scusate, stavo guardando una domanda alla quale dopo cercherò di rispondere. Sott'acqua praticamente qui è un tratto, questa è una barriera corallina dalla quale eseguiamo una serie di immagini secondo un blocco costituito da più strisciate, questo in analogia a quello che si fa con la fotogrammetria aerea, e qui vedete come si può fare l'orientamento si fa
come per immagine aerea, cioè ho una serie di tie point, di punti di legame che collegano le immagini l'una all'altra e permettono di ricomporre attraverso un boundary adjustment, quindi quello che praticamente avviene nella triangolazione aerea, di ricostruire il modello. Qui vedete una serie di, diciamo, di punti che vengono, diciamo, rappresentati nella composizione di una serie di immagini e attraverso questa nuvola sparsa che è quella che io devo, che genero in questo processo di self-calibration. Attenzione, qui bisogna cercare di scalare il mio modello. Ecco, questa è una cosa piuttosto importante. I punti di controllo che noi utilizziamo attraverso una rete di precedentemente materializzata ci servono per sia referenziare in un sistema a terra le nostre immagini, sia per scalare il nostro modello, cosa che spesso è assolutamente necessaria in acqua per via di tutti gli effetti distorsivi che vengono introdotti e per l'effetto delle varie misure. Poi i punti di controllo vengono misurati in una rete, vedremo successivamente anche questo, e servono per dare, diciamo così, alla fine complessivamente il modello finale. La fase di ricostruzione, cioè dalla parametri di orientamento interno, dalla ricostruzione attraverso il boundary adjustment del modello tridimensionale, possiamo passare a una fase di densificazione di questi punti attraverso una serie di algoritmi. Qui nel campo del dense image matching esuliamo strettamente dal campo della fotogrammetria subacquea, entriamo nel campo più generale della densificazione di nuvole di punti attraverso una serie di algoritmi. Qui le potete, se volete, trovare nelle slide, ma non sono, diciamo così, esulano un po' dall'argomento della nostra lezione, del nostro incontro. Quello che mi interessa farvi vedere è come dalla sequenza delle immagini passo all'orientamento delle immagini stesse, alla costruzione del modello e alla successiva densificazione della nuvola di punti in 3D attraverso una serie di informazioni aggiuntive secondo quegli algoritmi, quegli approcci visti precedentemente, che mi consentono di avere un modello, eccolo qua, molto molto denso e molto accurato dei miei oggetti. Qui vedete il processo di densificazione automatica delle immagini è stato fatto su una barriera corallina di cui abbiamo misurato l'accrescimento. Nella seconda parte della lezione, nel modulo applicativo, vi farò vedere come abbiamo lavorato. Questa è l'immagine del 2017, questa è del 2018 della stessa area. Densificando, diciamo così, le immagini, siamo riusciti a ottenere sicuramente un risultato qualitativamente migliore nel 2018. Questo lavoro aveva lo scopo di andare ad individuare le variazioni, quindi la crescita del corallo, con un valore annuo atteso di 10-14 mm, quindi stiamo lavorando ad elevata precisione. Fino adesso vi ho accennato sul discorso della precisione, qui apro una parentesi. Quando facciamo fotogrammetria subacquea, l'obiettivo di accuratezza e di precisione varia a seconda della particolare applicazione, perché noi potremo lavorare in un ambito di precisione di qualche centimetro fino ad arrivare ai millimetri. Ovviamente cambiano gli approcci, cambiano le attenzioni che dobbiamo dare all'acquisizione dell'immagine, all'elaborazione delle immagini stesse. In genere, comunque, se applichiamo un processo fotogrammetrico, è chiaro che lo facciamo per raggiungere un target di precisione che sia relativamente elevato, che però, ripeto, può variare da qualche centimetro, qualche millimetro a seconda delle particolari applicazioni che vogliamo mettere in campo. Delle due immagini che abbiamo visto prima è stato fatto un confronto che è tanto più valido quanto più le immagini sono state densificate, quanto più informazioni ho. Qui vedete dal confronto quali sono le zone di accrescimento o di eventuale asportazione, ma al di là faremo un'analisi di questo tipo di immagine nelle parti sperimentali. Adesso mi interessa vedere ancora gli approcci base. Dopo avere, attraverso un approccio di Stator for Motion, ricostruito il modello tridimensionale, densificato la nuvola di punti, si passa a effettuare nella fase di post-processamento, andare a validare i nostri risultati attraverso i ground control point,
a effettuare una georeferenziazione fondamentale per tutte le fasi successive e a vedere una generazione di, a vedere le, come si generano i meshing, come si testurizzano le immagini. Qui vedete l'applicazione, anche in questo caso non diciamo niente di nuovo rispetto a un processo di generazione di meshing, di generazione di mali, di ricostruzione di superfici in aria. Quello che cambierà sarà ovviamente tutta l'attenzione, cioè ci può essere una difficoltà dal punto di vista colorimetrico perché possiamo avere sfumati i colori. Abbiamo risolto già precedentemente con la calibrazione i problemi di tipo geometrico e quindi ci riconduciamo a un campo già noto che è quello del meshing attraverso delle maglie le più semplici, quelle di tipo triangolare, tutta una serie di vertici, di definizioni che vengono, diciamo così, che seguono degli algoritmi che sono gli stessi che si applicano in aria. Noi praticamente, quando abbiamo costruito il nostro modello tridimensionale, abbiamo già ottenuto, abbiamo già risolto il problema della fotogrammetria multimediale. Dobbiamo andare a vedere, dunque qui questa è una domanda, avete usato dei marker permanenti? Sì, li vedremo dopo nelle prove sperimentali perché sono fondamentali come ground control point per due scopi che qui potete vedere, sia per verificare la precisione sia per georeferenziare opportunamente le immagini. Sempre per spezzare un po' il ritmo della lezione, rispondo a un'altra domanda. Spesso in dataset underwater il centro del distorsion prova appare decentrato rispetto al centro del sensore. No, questo non è, diciamo così, non è che viene nel dataset subacqueo, non è che il centro del pro di distorsione appare decentrato. Questa è una cosa che non mi risulta assolutamente. C'è il fatto che il centro, le coordinate del centro di lastra non coincidono con la posizione del centro passaggio dell'asse della camera. Perché? Perché sono caratteristiche costruttive per cui i parametri di orientamento interno, come sapete, devono essere forniti e calibrati al momento della realizzazione della camera accoppiata con quel particolare obiettivo. Quindi non ha niente a che vedere con le caratteristiche subacquee. Quindi andiamo avanti, vediamo un po', ecco qui. Quindi la fase, dicevo, una volta risolto il modello tridimensionale con le opportune calibrazioni della camera, si passa alla generazione delle mappe e a una testurizzazione. Anche questi non sono elementi specifici della parte acqua. Ve li ho riportati per fare vedere, ecco qui, il risultato di una testurizzazione che ovviamente, quella che vedete qui a sinistra, riproduce fedelmente il, diciamo così, avendo lavorato con una precisione subcentimetrica, riproduce fedelmente il modello tridimensionale secondo una certa vista e può permettermi di ricostruire le superfici con tutti i vantaggi del rendering a seconda delle applicazioni che si fanno. Ecco qui ad esempio, vedete uno di questi vantaggi, questa è un'applicazione all'ambito della chirurgia subacquea. Quello che vedete sopra è una ricostruzione di un campo di anfore e una loro rappresentazione in ambiente VRML. Quindi vuol dire che queste anfore sono state, qui ne vedete un particolare, sono state restituite tridimensionalmente ed è stata fatta un'operazione di testurizzazione di rendering nelle forme e dimensioni, diciamo che non necessariamente sono quelle reali, perché possono essere stati ricostruiti dei cocci dove mancava la parte, diciamo così, una delle anse, eccetera. Quindi questa è una ricostruzione che può avere un significato, diciamo così, artistico, di visualizzazione, di interpretazione, ma che è una fase finale di un processo di modellizzazione tridimensionale che, effettuato in aria e in acqua, ripeto per l'ennesima volta, non ha delle differenze, se non le maggiori difficoltà in fase di acquisizione, luce, eccetera. Guardate questa immagine dove probabilmente si è usata una luce naturale, vedete il verde dominante, questa è servita per ricostruire i contorni di una di queste anfore per andare a procedere, per procedere poi a una fase di classificazione che in ambito ovviamente archeologico, in questo ambito specifico, ha sicuramente la sua valenza. Terminiamo con i prodotti per poi vedere con più attenzione rivedere la parte di calibrazione con un po' di calma. I prodotti anche della fotogrammetria subacquea sono le ortofoto,
sono le ortofoto, sono, voi sapete, l'ortofoto non è altro che un processo di raddrizzamento differenziale di un'immagine e utilizzando una demo, un DSM della superficie generato attraverso la ricostruzione tridimensionale. Qui abbiamo ortorettificato alcune immagini anche nel caso dei nostri coralli, perché ci servivano ovviamente per prendere delle dimensioni vere in 2D, che è il risultato tipico di un progetto di ortorettifica. Anche questo per farvi vedere come i prodotti che possiamo ottenere tradizionalmente sono gli stessi che otteniamo in ambito aereo. Ovviamente, ecco, tenete conto che avendo un grosso problema di assorbimento di luce, le distanze di presa sono più ridotte, quindi in genere si parla di aree meno estese rispetto alle aree che nominalmente possiamo riprendere e realizzare in aria. Allora, io direi qui entriamo in una fase in cui parliamo dei ground control point, anche per non stancarvi eccessivamente. Direi di fare una sosta di una decina di minuti, quindi sospendiamo 10 minuti, ci facciamo un caffè e riprendiamo da una fase di calcolo. Qui, ripeto, prima della sosta, siamo andati un po' veloci su delle fasi perché mi premeva farvi capire soprattutto l'equivalenza poi di un processo di restituzione e di realizzazione di prodotti. Adesso ritorniamo con un po' più di calma a vedere caratteristiche più precipue della parte subacquea, sopra tutte le altre, il discorso della calibrazione, seguendo step by step alcune esperienze di calibration o di self-calibration. Ripeto, ci fermiamo qui, facciamo 10 minuti di sosta, alle 4 e un quarto riprendiamo, io bevo qualcosa, un caffè e riprendiamo più tardi. A dopo. Ok, direi che possiamo riprendere. C'è qualche domanda alla quale rispondo. Qualcuno di voi mi chiede se le fotografie sono sempre fatte in bianco e nero a colori o anche in bianco e nero. Assolutamente non ci sono, diciamo così, non ci sono impedimenti a lavorare in bianco e nero. Anzi, come voi sapete, anche in aria, alcune foto in bianco e nero o tonalità di grigio a volte evidenziano i contrasti. Quindi se c'è l'esigenza di lavorare sulla forma, quindi con particolari applicazioni, si possono fare foto in bianco e nero. A me è capitato soprattutto, devo dire la verità, con pellicola, quindi con emulsioni, di lavorare spesso in bianco e nero quando si volevano definire meglio i contorni. È chiaro che se interessa, cioè come nell'immagine che ho fatto vedere prima, se l'obiettivo è una popolazione di coralli, ovviamente i colori sono un elemento fondamentale nell'interpretazione. Però non è un problema tecnico, si può lavorare benissimo in bianco e nero. E qualcuno di voi mi chiedeva se c'è un disponibile un dataset. In realtà io ho impostato queste 3 ore senza una parte sperimentale operativa con algoritmi di elaborazione. Non è particolarmente semplice, è un po' complesso anche effettuare la calibrazione, si va per tentativi, eccetera. E poi quando si parlava con i colleghi SIFET di organizzare questa lezione, questo incontro, l'obiettivo era di dare i principi base, di far vedere una serie di possibili applicazioni. Nel caso sviluppi futuri, vedremo di impostare una ripetizione, un'eventuale ripetizione su dei dataset con dei processamenti di dati. Sì, viene esplicitato, mi viene chiesto come si può raggiungere la precisione millimetrica. Diciamo che cercherò di chiarire quali sono i presupposti per raggiungere questo tipo di precisione, proprio nell'esperienza che abbiamo visto prima di misure di biocenosi di coralli. Allora, riprendiamo dalla nostra share, ecco qua. Allora, al solito, se c'è qualche problema me lo comunicate nella chat, se no proseguo con la visione. Ecco qua. Eravamo arrivati qui.
Allora, questa parte del cosiddetto, adesso torno un attimo indietro, di quello che ho chiamato ricostruzione tridimensionale basata sulle strata of motion, entriamo in questa parte che è la parte più, soprattutto il punto 1 e 2, dove si evidenziano alcune fasi di post-processing che sono molto importanti e che sott'acqua sono, direi, fondamentali per certi aspetti. Cioè l'utilizzo di una serie di punti di controllo che sono collocati sull'oggetto, e questi punti di controllo sono calcolati sull'oggetto o in prossimità dell'oggetto. Cerco di farvi vedere quali sono. Ecco qui, dall'immagine sui coralli, qui si vedono alcuni di questi punti. Eccolo qui, questo ad esempio, tanto per farvi un esempio, è uno dei punti di controllo. Comunque, poi negli esempi che vi faccio vedere successivamente ce ne sono diversi e capirete ancora meglio. Che cosa servono questi punti di controllo? Questi sono predeterminati attraverso delle misure, chiamiamole topografiche, geodetiche subacquee, e anche questo vi farò vedere un esempio complessivo, cioè che faccio vedere sia come si installano sia come si misurano. Questi servono per, appoggiandosi a questi punti, si densifica la nuvola di punti ottenuta per via fotogrammetrica e si può georeferenziare e scalare il modello tridimensionale. Georeferenziare perché ovviamente è fondamentale che il modello 3D che io vado a creare lo colleghi topograficamente a un sistema definito dai ground control point. E anche perché mi serve a scalare questo modello. Abbiamo visto che ci sono dei problemi di rifrazione, di variazione di rifrazione, quindi di distorsione della prospettiva centrale significativi, e poi ci sono anche dei problemi legati alle misure, perché voi sapete che a seconda di come io determino, misuro, ottengo le misure per un certo modello tridimensionale, posso avere dei fattori di scala variabili. Lavorando su dei ground control point che sono materializzati in modo permanente sulla mia scena, sono in grado di scalare il modello. Oltretutto, questa operazione diventa fondamentale laddove io voglio fare un controllo nel tempo, cioè un monitoraggio delle deformazioni, perché avere questa rete fissa diventa basilare, diventa fondamentale per tutte le operazioni che io devo fare di confronto delle coordinate nel tempo. I ground control point sono importantissimi nella fase di bundle adjustment, di compensazione per fasci proiettivi. Perché? Perché mi introducono un constraint, un vincolo che mi rende molto più robusta la fase di compensazione. Immaginate, in analogia, perché ve l'ho detto, eseguire una strisciata sott'acqua è come fare un processo di triangolazione, come ricostruire delle strisce o dei blocchi di triangolazione aerea. Allora, quando io vado a costruire il modello e devo mettere insieme tutte le immagini, se ho dei punti di controllo ben visibili, ben materializzati, ovviamente mi danno quel constraint che rende più robusta la soluzione di compensazione per fasci proiettivi. Poi, ecco, diciamo qui, all'esempio, come nell'equazione di collinearità, vengono inseriti questi ground control point, che sono i cosiddetti punti omologhi. Però, se io li ho prematerializzati, ovviamente sono molto più robusti e stabili nel tempo, sempre per georeferenziazione, per scalare il mio modello tridimensionale e per una georeferenziazione di immagini nel tempo, e quindi per la change detection. I metodi, e veniamo nel dettaglio, dopo aver parlato i punti di controllo, dei metodi di calibrazione. Si può fare una precalibrazione in laboratorio e una calibrazione in situ. Qui vedete un'immagine subacquea, questo è il frame di calibrazione, poi arriveremo piano piano a descriverlo con una certa precisione. Qui ci sono degli elementi geometrici che ci sono serviti una volta calibrate le immagini per vedere qual era l'effetto della calibrazione. Fungevano un po', se volete, da punti di controllo, anche se non collegati fra di loro, ma per forme e dimensioni, per avere un'idea di come avevamo lavorato bene sull'immagine. La calibrazione è sempre una autocalibrazione, perché vi dicevo prima che
In acqua cambiano le condizioni, l'indice di rifrazione cambia in funzione della salinità, temperatura e pressione, quindi diversa profondità. Per cui ogni volta io devo effettuare una self-calibration, cioè un'autocalibrazione della mia camera, della mia lente e della mia oblò della custodia, che ovviamente ha delle caratteristiche precipue ogni volta che io la faccio. In generale, vedete qui un richiamo, nella scelta dei punti di controllo, che possono essere anche intesi come punti di calibrazione, devono essere omogeneamente distribuiti nel campo dei fotogrammi, e questo è quello che vale anche nella fotografia aerea. Il maggior numero di punti in comune dei diversi fotogrammi devono essere ben collimabili e devono essere disposti a diversa profondità quando ho significative variazioni di aggetto, perché così sulla terza dimensione riesco a lavorare meglio. Questo vale in generale per il ground control point e in particolare per i punti che io utilizzo per la autocalibrazione delle camere. Quindi come funziona questo processo? Funziona che io misuro punti, ecco qua il mio frame e diversi frame nel tempo. Io ho questa struttura su cui tutti questi puntini bianchi sono dei centri, sono di coordinate note nel sistema, nel sistema oggetto, e così come in questo frame, vedete, questi sono punti presegnalizzati, sono stati misurati con un monocomparatore meccanico e le loro coordinate sono note col decimo di millimetro, cioè tutti questi punti sono noti nel sistema di riferimento del mio quadro, del mio frame. Quando acquisisco delle immagini di questo frame, cosa succede? Che io misuro dei punti e la differenza fra la coordinata misurata e quella nota dal frame mi dà l'effetto di distorsione, diciamo così, dell'elemento acqua, e quindi mi permette, una volta entrato in un processo di compensazione, di ottenere i parametri di orientamento interno e le distorsioni. Quindi confronto fra misura sott'acqua di questi punti di cui ho le coordinate note in aria, cioè nel mio frame. Ovviamente i frame devono essere a minore deformazione possibile per effetto termico, perché quando li vado a portare in acqua devono conservare le distanze tra i vari punti che io ho premisurato in aria. Questo è un esempio di, vedete quante immagini sono state acquisite di questo frame di controllo, sono diversi esempi condotti da diversi autori per calibrare le immagini. Nell'esempio che vi facevo prima, questo è stato realizzato, questa era nella versione precedente, vedete che i marker sono diversi rispetto a quelli realizzati in un secondo tempo, ma semplicemente perché si sono rovinati e abbiamo dovuto ricostruire i marker sul frame. Questo è con un obiettivo 15 mm, nel caso di un rilievo di una grotta, ma non fa testo. Di questo frame sono acquisite più immagini e vengono utilizzate per la compensazione. Ora qui vi faccio vedere una cosa che alcuni di voi taceranno, però soprattutto dei colleghi e amici di fotogrammetria. Questo lavoro io l'ho fatto all'inizio degli anni 90 con un sistema che era un sistema addirittura monoscopico della Rollei, ma ve lo faccio vedere per dire che nel tempo, sono passati sostanzialmente 30 anni, non sono cambiati le equazioni, non sono cambiati i principi. Questo software, gli algoritmi erano stati costruiti da Ebbinghaus, un maestro della fotogrammetria dal mio punto di vista, comunque un fotogrammetra molto bravo e molto esperto, tedesco. E allora in quegli anni era l'università di Braunschweig, comunque insomma... è un fotogrammetro di grande esperienza. Addirittura pensate che questo tipo di processo l'ho fatto su diverse immagini, è stato fatto con diverse immagini con un sistema monoscopico, quindi con difficoltà rilevanti dal punto di vista della collimazione, ma oggi si lavora a video con le stesse, sostanzialmente con degli algoritmi molto molto simili. Qui vedete si era lavorato con 6 immagini. Queste immagini, su tutti questi punti, venivano raccolti i punti, ovviamente collimando sui singoli punti dei frame di controllo per effettuare la calibrazione, e si procedeva con un algoritmo di compensazione, di bundle adjustment, di compensazione per stelle proiettive,
si misuravano le coordinate dei punti ottenute dalle misure, diciamo così, sul modello stereoscopico, e venivano confrontate con quelle note. Nella software che cosa si fa sostanzialmente? Si dà un peso molto basso, quindi degli errori molto alti, ai parametri di orientamento interno. Quindi praticamente che cosa si fa? Si inseriscono i parametri di orientamento interno, distanza focale, coordinate al centro di presa e coefficienti del polinomio di distorsione radiale e volendo anche quello tangenziale, a seconda della complessità, gli si dà all'interno del software un peso molto elevato, quindi in questo caso addirittura 10 centimetri di varianza, quindi un errore di 10 centimetri, mentre si dà un peso molto alto, quindi un errore molto piccolo, che cosa? Alle coordinate dei punti collimati nella griglia di riferimento, cioè nel frame di riferimento, cioè il decimo di millimetro. A questo punto, se si procede alla compensazione, che cosa succede? Succede che, avendo dato un peso molto elevato, conta moltissimo la collimazione, le coordinate dei miei punti di controllo, e nel processo di calcolo, che è una compensazione per osservazione, diciamo per osservazioni indirette, quindi applicando il principio dei minimi quadrati, si ottengono i parametri di orientamento interno della camera e dei fotogrammi. Nel caso specifico erano stati ottenuti con una sigma di 4 centesimi di millimetro per le lenti 28 e 35 e 3 per la 15 mm. Questa differenza è dovuta probabilmente alla qualità dell'immagine fotografica, ma stiamo parlando di centesimi di millimetro come sigma, cioè come precisione della calibrazione. E i parametri di orientamento interno con quella precisione, vedete, qui riporto solo le lunghezze focali, che vedete, come vi ho più volte anticipato, dalle queste camere, scusate, non ci sono qui, ve le faccio vedere poi in un esempio successivo, sono comunque delle camere subacquee, Nikonos, anzi, ve le faccio vedere subito, interrompo, faccio così, scusate, andiamo a condividere il secondo tipo di schermo, perché ci tengo a farvele vedere. Ecco qua, queste sono le applicazioni, share, vi faccio vedere subito le camere che sono state utilizzate. Eccolo qui. Eccole qua. Queste sono le immagini che sono state... Scusate, ripristino la chat un attimo, che non vorrei che qualcuno... Ecco qua, ammettere. Queste sono le camere usate per quelle riprese. Sono camere subacquee, molto famose per chi di voi ha fatto fotografia subacquea, non metriche, e quindi che vanno comunque, andrebbero comunque calibrate in questo processo qui con i loro illuminatori. Sono delle Nikonos 4 e 5 con le lenti 15, 28 e 35 mm. Quindi torniamo a condividere la prima delle due lezioni, torno qui sopra, no, scusate. Allora, vediamo un po'. Scusate l'inconveniente, arrivo subito. Eccole qua.
e questi sono i risultati. Vi chiedo cortesemente, visto che spero di non aver fatto confusione, se si vede, se qualcuno mi dà l'ok, se si vede l'immagine. Si vedono i risultati. Perfetto, grazie Andrea, benissimo. Sono tornato allora alla prima, al modulo 1, eccoli qua. Quindi vi dicevo, con le tre Nikon, con le tre lenti che dicevo prima, 15, 28 e 35, vedete che la lunghezza della lente diventa nominale in aria più lunga rispetto alla sua lunghezza focale, diciamo così, di costruttiva. Cioè, praticamente quello che vi dicevo prima, l'effetto diventa leggermente tele, che poi in realtà questo siamo sempre in ambito grandangolare, però dal 15 passiamo a 19,8, dal 28 a 39,2 e dal 35 a 49,3. Non c'è ovviamente proporzionalità in questi numeri, perché si parla di sempre self-calibration e varia sempre in quelle particolari condizioni, però tendenzialmente un effetto tele, cioè riduzione del campo di vista, aumento della deformazione a cuscinetto e con generati questo tipo di risultati. Vi faccio vedere un altro esempio di calibrazione, questo fatto addirittura in ambito videometrico per la determinazione della lunghezza e dimensione di oggetti in movimento, cioè di pesci. Guardate questa, per dirvi come il processo si è ovviamente evoluto nel tempo, estremamente velocizzato, si lavora con immagini digitali, vedete la coppia di fotogrammi che è stata bloccata per effettuare il calcolo dei parametri di orientamento interno. Qui abbiamo riportato, in questo esempio specifico vi faccio vedere la distorsione radiale in aria e in acqua, vedete come in acqua diventa molto molto più alta. Attenzione, qui parliamo videometria, parliamo di sistemi ovviamente che lavorano in condizioni esasperate, perché il massimo del movimento sia della coppia, diciamo così, della stereocoppia, sia pure su una base fissa, sia dell'oggetto che per definizione è il movimento in pesce, però insomma le distorsioni vedete che sono estremamente significative e sono molto più alte alla, diciamo così, all'allontanarci dal centro dell'obiettivo, andare verso la periferia. Sia quindi quella radiale sia quella, diciamo così, complessiva di distorsione nel passare dal centro al bordo dell'immagine. Questi sono dei parametri ottenuti, vedete, con delle camere amatoriali, delle GoPro Hero 2, Hero 4, scusate, camera 1, camera 2, dove sono dei parametri, possiamo sicuramente ritenere anche da prove fatte successivamente, delle distorsioni estremamente rilevanti. Questa indica la stabilità delle due videocamere, così entriamo già in una serie di dettagli. Quello che mi interessa farvi vedere, scusate, purtroppo questa immagine non è estremamente chiara, però sono i risultati portati da questo autore nelle, per quello che riguarda le tecniche di calibrazione, quasi tutte basate su approcci di assorbimento e di deformazione della prospettiva centrale negli anni, che ci portano alle diverse scale, quindi proporzionalmente alle distanze di presa, a dei valori sui, sul pixel immagine che vanno da qualche centimetro a valori di qualche millimetro. Questo lo potete ritrovare nella bibliografia, giusto per una vostra, diciamo, curiosità. Vi faccio vedere attraverso un altro esempio quali sono questi valori che generalmente ci aspettiamo. Questo è un altro esempio di calibrazione che noi abbiamo condotto con una Lumix 4, una Lumix GH4, una camera di notevole prestazioni, e una custodia con DOM, quindi di qualità decisamente elevata. Lunghezza focale di questa Lumix è di 12 mm, vedete qui vengono riportati anche i valori di confronto di una GoPro, una Hero 4, e la GoPro ha un doblò piatto, mentre la DOM port con tutte le caratteristiche di riduzione che vi dicevo prima. Attenzione, qui vi dico una cosa che ho dimenticato di dire prima, oltre a costare molto di più della porta piatta, gli oblò, scusate, traduco sempre porta oblò, ma mi capirete, insomma, il termine è abbastanza usuale.
l'oblò sferico, dome, e oltre a costare molto di più, è di caratteristiche e tecniche significativamente diverse a seconda che sia in plexiglass o in vetro. Quelli in plexiglass costano meno, non è che siano meno efficaci, noi li abbiamo testati entrambi, poi nella bibliografia trovate lavori molto interessanti fatti da Shortis e fatti recentemente da Menna, Nocerino e C, proprio sui confronti delle diverse DOM. Io stesso ho fatto questi test e ho visto che quelli in plexiglass e quelli in vetro, come caratteristiche di correzione geometrica e di aberrazione cromatica, sono molto buoni. E la differenza è l'usura nel tempo. Il vetro è più pesante, però è molto più difficile che si graffi. Il plexiglass si rovina molto di più, anche solo per sospensioni, a parte al contatto con degli oggetti più duri. Quindi è una questione di resistenza più che di qualità, perché ci sono alcune DOM in plexiglass che sono veramente molto molto valide. E vi ricordo adesso di riscrivere nella chat la vostra presenza. Sempre ogni ora, scusate, sono arrivato un po' lungo nell'avvisarvi, ma ricordatevi per l'ora dalle 4 alle 5, poi lo ricorderò nell'ultima ora. In questo test vedete che oltre abbiamo fatto un test con la Lumix e la GoPro di confronto, poi è stato fatto un test ancora più completo, recentemente pubblicato, dove abbiamo usato una serie di GoPro, addirittura 5 su supporto, oltre che sulla base, come abbiamo visto prima. Abbiamo usato Lumix, Nikon, diverse scafandrature, quasi tutte, allora alcune flat, alcune dome, quindi abbiamo fatto tutta una serie di test. Qui vedete diversi tipi di camera che abbiamo utilizzato, il tipo di sensore digitale, full frame, 4/3, eccetera, le dimensioni pixel, quindi diverse qualità fotografiche, le lenti, ovviamente non finirò mai di ripeterlo, la calibrazione in sito è una calibrazione di una certa lente accoppiata con una certa camera. Si può fare anche con degli zoom, però con gli zoom la qualità della calibrazione è molto più bassa e poi la possibilità di avere un minimo movimento dello zoom, quindi una variazione di parametri di orientamento interno anche dopo la calibrazione, quindi il rischio di usare delle immagini non calibrate insieme a immagini calibrate è altissimo. Piuttosto si può lavorare in multiscala, si può lavorare con diverse lenti accoppiate con diverse camere, la stessa camera a diverse lunghezze focali, questo sì, ma calibrare uno zoom è sempre estremamente rischioso. Questo vale in aria, come tutti voi esperti fotogrammetri sapete, ma vale in particolare in acqua. Qui ci sono le caratteristiche dell'housing, cioè della custodia, e delle diverse dei diversi oblò. Vedete, sono quasi tutti DOM, ovviamente tranne la GoPro, che per definizione è flat. Questi sono diversi frame che abbiamo utilizzato. Questo è il quadro con i punti di coordinate note, gli altri sono geometrie per fare confronti del risultato. Questo, di nuovo, un'immagine che ho visto prima. Ecco qua, questo, dopo aver fatto la calibrazione, torniamo dopo sulla mappa dei residui, che queste sono di nuovo le caratteristiche delle camere. Attenzione, qui molto importante come le abbiamo usate, cioè oltre alle caratteristiche precedenti, che tipo di priorità all'otturatore oppure al diaframma, che tipo di diaframma abbiamo utilizzato, che velocità. Ecco, qui in genere, vedete, abbiamo lavorato quasi sempre tra un 200 e un 250. Scusate, tra 1 e 120, 1 e 125, abbiamo provato a lavorare anche a 250. Abbiamo cercato di lavorare quasi sempre con luce naturale. Le condizioni di trasparenza dell'acqua, come potete vedere, qui praticamente non si vede, ce lo consentivano, distanze di presa tra i 2 e i 5 metri, questo sì, abbiamo fatto dei 7 a 2, dei 7 a 5 metri, per non aumentare di troppo comunque la distanza rispetto all'oggetto, che in questo caso è la nostra barriera corallina, e ci siamo potuti permettere anche un 250esimo. Devo dire la verità che con la GH4 e con la GH5, che sono molto luminose, si lavorava bene. Con la GoPro lavorare sotto 1.120 come tempo di esposizione non era assolutamente possibile. Qui c'è una domanda a quale rispondo subito. Usando gli illuminatori esterni si generano delle ombre variabili in funzione della posizione. Questo non comporta un problema all'interno dei software di SFM?
Sì, ed è uno dei motivi per cui noi cerchiamo di lavorare con luce naturale. Se si usano degli illuminatori, l'ideale è che non vengano montati anche con degli astici sulla camera, ma vengano operati da operatori in assistenza a chi esegue le prese con luce radiale, quindi praticamente posti sul fondo, e possibilmente usare luce naturale. Questo sia per il discorso delle difficoltà in fase di elaborazione dei dati, ma anche proprio di filtraggio delle immagini. Quindi l'apertura di solito a 5-6, vedete, abbiamo dovuto aprire molto la GoPro perché è poco luminosa e quindi abbiamo dovuto fare in questo modo. Allora, messa a fuoco, come vi regolate? Altra domanda, intanto intervallo con le risposte perché così aiuta un po' tutti, forse a noi anche meno. Messa a fuoco, allora, il problema della messa a fuoco non è un problema indifferente. Vi dicevo prima che in acqua si riduce molto la profondità di campo, quindi la messa a fuoco anche nell'ambito di una stessa navigazione, per esempio a una distanza più o meno costante dal fondo, intanto è un più o meno costante, si può avere qualche variazione di messa a fuoco. Ci sono due approcci, o si lavora con la messa a fuoco automatica da una certa distanza, con il rischio di qualche sfocamento, questo ci può essere, oppure l'altra soluzione è che si adotta una messa a fuoco manuale all'interno di quel range e poi lo si blocca quando si arriva alla quota. Quindi si fa una messa a fuoco manuale a una certa distanza predefinita, si blocca quella messa a fuoco e poi si lavora a una certa quota sulla quale si dovrebbe mantenere quella distanza. Allora, diciamo che un subacqueo esperto che si muove tra i 2 metri, intorno ai 2,5 metri, intorno ai 5 metri, come abbiamo fatto noi per le diverse opportunità con luce naturale, di solito non ha problemi di sfocamento, quindi si può lavorare sia con l'automatico sia con il preimpostato manuale. Il secondo, dal punto di vista della rigorosità, il secondo è sicuramente più rigoroso. E qui c'è un'altra domanda alla quale risponderò successivamente, cioè la profondità da mantenere più o meno invariata. Vi farò vedere un esempio nel modulo di applicato all'archeologia dove ci sono anche dei frame delle strutture. Di solito comunque rispondo, l'operatore esperto riesce a mantenersi in un range di profondità tale da mantenere il focamento corretto e da non entrare in un multiscale multivariate, anche se però con l'SFM, come voi sapete, si può lavorare anche in multiscala. È più un problema di focamento e di qualità dell'immagine mantenere la quota fissa, non deve essere comunque così rigorosa. Questi sono tutti i parametri che vi dicevo prima, questi qui sono i risultati della calibrazione. Abbiamo fatto le prove a 2 metri o a 5 metri. Perché 2 e 5? Perché sono delle distanze di riferimento. Oltre i 5 metri si fa fatica a mantenere poi quella risoluzione nel modello, non tanto nella soluzione del calcolo, ma proprio nella visualizzazione poi dei singoli punti, sia in manuale che in automatico, adeguata per mantenere le precisioni sotto al centimetro, perché qui abbiamo un target di precisione, come vi dicevo, il più alto possibile. 2 metri, perché 2 metri sicuramente è una distanza ottimale, però ovviamente il numero di fotogrammi su cui dobbiamo lavorare è molto molto più alto. Quindi abbiamo cercato di fare dei test su queste due distanze, ottenendo dei risultati di definizione dei parametri di orientamento interno molto molto validi. Stiamo parlando sempre di precisioni, vedete, di RMS intorno a qualche millimetro, quindi delle condizioni molto valide, e nel confronto fra i 2 e i 5 metri abbiamo indubbiamente notato qualche differenza nella precisione, questa scalata rispetto alla distanza, però devo dire sempre piuttosto accettabile. Quindi il problema vero tra i 2 e i 5 metri non è tanto una precisione finale nella calibrazione e nella restituzione del modello, quanto nella lettura del modello stesso, soprattutto in processi di matching automatico, molto più efficaci sui 2 metri piuttosto che sui 5. Questi sono i residui, la mappa dei residui, dove si va da valori bassi, i valori più freddi, a valori molto alti, più alti, scusate, quelli caldi. Stiamo parlando sempre di valori millimetrici. Comunque vedete che
La Lumix ha lavorato molto molto bene, benino la Nikon e diciamo malino la GoPro, ce lo potevamo aspettare. Per carità, non è tanto capire che la GoPro lavora meno bene delle altre, quanto il livello di affidabilità che ci può dare questo sistema. E devo dire che per lavorare a risoluzioni di millimetriche, a distanze sia di 2 che 5 metri, la GoPro non è uno strumento utilizzabile. E anche con altre camere che non siano di qualità eccellente, si raggiungono, vedete, dei residui che sono pericolosi in diverse applicazioni. Quindi il discorso è lavorare con la camera con la massima risoluzione possibile, camere di elevate qualità, down port sicuramente, distanze possibilmente intorno ai 2 metri, con alcune campiture che possono anche essere eseguite ai 5 metri. Veniamo alla... Dopo aver parlato un po' più in dettaglio, come avevo promesso, della calibrazione, spero di avere comunque risposto ai dubbi, veniamo, così terminiamo questa prima parte con una pianificazione di un rilievo. Che cosa dobbiamo tener conto? Di tanti parametri avete visto, condizioni dell'acqua, luminosità, trasparenza, sospensione e corrente. Corrente non abbiamo detto, ma se dobbiamo andare a eseguire un volo, perché a tutti gli effetti quello, la corrente ci crea enormi problemi dove? Nel blurring, cioè possiamo avere, guardate qui, immagini come quella di sinistra molto sporcata perché abbiamo un effetto di trascinamento rispetto a quella di destra. Quindi anche la corrente nel pianificare un certo lavoro è fondamentale. Luce artificiale con tutta una serie di parametri che vengono impostati automaticamente, consigliabile lavorare a luce naturale come diaframmi e tempi da impostare ovviamente da un centesimo in su fino anche a un 250esimo, diaframmi da 22 massima apertura, ovviamente dobbiamo cercare di chiudere perché già si riduce la profondità di campo, dobbiamo cercare di rimanere intorno a 5, 6, 8 sono i diaframmi ideali. Luce naturale per i motivi che vi dicevo prima. La rete di punti di controllo, progetto, installazione e misure, ci torneremo sopra in uno degli esempi che vi farò vedere nella terza parte della lezione. Quanto siano importanti i punti di controllo, lo ripetiamo. Bandola adjustment più consistente, georeferenziazione e possibilità di scalare in modo adeguato i nostri modelli. Calibrazione e color check prima di ogni immersione, per essere più corretti una self calibration e un test sui colori e acquisizione delle immagini che, scusate, torno a vedere se non c'è qualcuno che vuole, c'era qualcuno che si è aggiunto adesso, lo faccio entrare. E poi l'acquisizione delle immagini secondo certe strisciate e blocchi che dipendono dalla focale calcolata. Rivediamo un po' tutte queste cose. Per quello che riguarda la rete geodetica, ecco un primo assaggio, vengono messi questi punti stabili, qui si può sostituire sia il punto che serve per fare la misura geodetica, sia il marker per il riconoscimento automatico nel processo fotogrammetrico. In questo caso erano intercambiabili, lo vedremo con più precisione dopo, in maniera da mantenere sempre lo stesso punto sia con il marker che serve per la misura topografica sia con il marker per la misura fotografica. Ecco qui le misure di distanza, livellazione con apparati laser, questo è il laser utilizzato per la misura, questo è l'alloggiamento della stadia per la misura di differenza di quota. E qui c'è l'operatore che scambia, che cambia, vedete, interfaccia il marker per la fotogrammetria con l'anella per la misura di distanza. Ritorniamo sopra dopo per descrivere un po' più, con un po' più di precisione, la misura dei punti di controllo. È il cosiddetto rilievo topografico a terra che si fa nella fotogrammetria. Per pianificare il rilievo, ecco qui bisogna, qui in questo grafico riassumiamo un po' le caratteristiche della lente. L'apertura, l'effetto di diffrazione del bearing, cioè teniamo conto che più noi chiudiamo meno luce, aumentiamo la profondità di campo ma meno luce entra, quindi è un compromesso tra diaframma, tempo di esposizione per ridurre al massimo gli effetti di blurring, cioè
scarsa nitidezza dell'immagine dovuta al movimento, dovuta alla luce troppo stretta. Quindi questo è un giusto compromesso che dobbiamo fare. Vi dicevo prima, con acque abbastanza trasparenti come le nostre, si può ragionare su un 5-6 di apertura e uno 150, uno 200 come tempo di otturazione, che sono i parametri che vi avevo riportato prima e che qui riporto come caratteri medi di progetto. Se usiamo luce artificiale, ripeto, io consiglio sempre di usare parametri automatici, magari verificati in quelle condizioni d'acqua, ma è più difficile lavorare manualmente sui diaframmi. Questo è un esempio di acquisizione di immagine subacquea. Vedete l'operatore a una certa altezza, quindi a una certa distanza. Qui siamo ai 2 metri. Si eseguono tutta una serie di immagini, una serie di strisciate che costituiscono un blocco. Queste sono le strisciate, le immagini contigue. Anche qui, anche se non si lavora in stereoscopia, io consiglio sempre un ricoprimento dell'80%, perché sott'acqua maggiore ricoprimento, migliore sono le condizioni poi in cui ci troviamo quando processiamo i dati. Questo è il frame di calibrazione e questo che vedete è per il check control dei colori. Questa è un'altra immagine, questa ve l'ho già fatta vedere prima, l'effetto del bilanciamento del bianco e di un filtro sui nostri colori. Eccola qui, questa è sempre... quali sono nel nostro caso con uno shutter time di 1/250 la velocità consigliata di 10 cm al secondo, quindi questa è una velocità piuttosto lenta per evitare burn, però qui abbiamo un tempo di otturazione molto elevato. Se riduciamo il tempo di otturazione dobbiamo chiudere un pochettino il diaframma, però questa distanza di questa velocità di 10 cm al secondo è quello che dobbiamo cercare di mantenere. Tenete conto che per dare un riferimento 10 cm al secondo vuol dire una pinneggiata ampia, non veloce e molto tranquilla. Ovviamente il blurring va calcolato, così come faremo nel caso della fotogrammetria aerea. Questo è un effetto di blurring rimarcato a sinistra e recuperato a destra. Alessandro, ti sentiamo meno bene. Ok, vedo che mi dà un problema alla rete. Spero che adesso... Mi sentite un po' meglio adesso, Andrea? Adesso è tutto a posto. Adesso grazie. È tutto a posto. Grazie. Scusatemi, ma è un problema di rete e su quello... non posso intervenire. Allora adesso l'immagine, ritorno a farvela vedere in grande, eccola qui. Scusate, ridò la chat e partecipanti, così se c'è qualcuno che si sintonizza adesso. Ok. Allora qui vi faccio vedere, anzi prima, ecco, questo è un altro esempio, diciamo così, per farvi vedere come di una certa zona, qui parliamo di un'area lunga circa 10 metri, vedete il numero di fotogrammi che sono stati utilizzati sulle varie strisciate per ricostruire il modello tridimensionale con una certa qualità. E vi faccio vedere un esempio, diciamo, di movimento. Questa è un'immagine, qui in questo caso avevo 2 GoPro su una barra. Vedete, questo per dare un riferimento di quella velocità dei 10 centimetri al secondo. Quindi una pinneggiata abbastanza ampia, abbastanza lenta, per evitare gli effetti di blurring. Poi qui oltretutto avevo 2 GoPro che sono sicuramente le meno stabili da un certo punto di vista. Ovviamente qui si usano a terra, anche se ci sono i punti di controllo, è meglio sempre usare delle cordelle metriche, delle linee di riferimento per darci la rotta, questo sicuramente. Ok, quindi io diciamo con queste slide avrei terminato la prima parte, quello che abbiamo chiamato modulo 1 e modulo 2, scusate, modulo 1, parte 1 e 2 sui principi fondamentalmente. Il modulo successivo è quello sulle applicazioni,
Quindi io farei a questo punto un'altra sosta, anche per non uccidervi definitivamente. Facciamo una sosta di, riprendiamo alle 5:10, quindi altro caffè, altra bevuta, e con una parte di applicazioni. Fate pure le vostre domande in chat, che se riesco a rispondere, anche per interrompere il ritmo alla ripresa, diciamo, della chiacchierata, cerco di completare. Quindi appuntamento fra 10 minuti. Grazie. Metti in pausa la registrazione. Allora, riprendiamo con questa ultima parte di lezione. Andiamo a condividere lo schermo. Vi ricordo sempre, anche all'inizio di questa terza ora, di scrivere presente nella chat. Ok, direi che possiamo proseguire, siete quasi tutti, ok, state procedendo tutti. Dunque, qui vedo una domanda. Per il rilievo in parete, il volo, suppongo con strisciato orizzontali, viene eseguito in risalita o in immersione? Allora, diciamo che... per comodità, dipende sempre dalla corrente che c'è. Dal punto di vista della qualità delle immagini acquisite e della ricostruzione tridimensionale non c'è differenza. Ci sono due ordini di problemi. Il primo legato al fatto del controllo del corpo in risalita o in discesa, perché comunque, anche se non c'è corrente, in quel caso la soluzione ideale dal punto di vista della stabilità delle immagini sarebbe quella di risalire senza gap, solo con l'uso delle gambe, con quella velocità che dicevamo prima. C'è un altro problema però, se vi ricordate quello che ho detto prima, legato alla calibrazione e alla rifrazione, perché si può ipotizzare un indice di rifrazione medio all'interno di un coefficiente di rifrazione medio all'interno di un certo strato. Se io salgo o scendo, è molto facile che mi trovi in condizioni di salinità e di, diciamo così, di pressione sicuramente, ma di salinità e di temperatura diversa, soprattutto se sono vicino al termoclino. Quindi, in estrema sintesi, le riprese di una parete sarebbero da ridurre ai massimi possibili. Poi, se proprio bisogna farlo, si cercherà di procedere con una, diciamo, con più calibrazioni in risalita con l'uso delle gambe, eccetera. Sto parlando sempre ovviamente di un operatore subacqueo e non di un ROV. Bene, non ci sono altre osservazioni, per cui procederei andando avanti. E Alessandro, mi sembrava che ci fosse una domanda scritta alla fine del precedente modulo, se volete la ritrovo sui punti di controllo. Ah, ok, allora torno indietro perché sono partiti tutti delle 4. Dunque, quella di rilievo, quella a cui ho risposto ora. Ma se me la vuoi leggere tu, così rispondo. La sto cercando, sì. Ah, ok. Va bene. Va bene, intanto magari... Mi sembrava, ecco, trovata. Per sì. I due rilievi, topografico e fotogrammetrico, si usano due serie diverse di marker? No, non è esattamente così. Cioè... Allora, lo faccio vedere subito nell'esempio di cui avrei dovuto parlare dopo, così rispondo alla domanda. Sto scorrendo le varie immagini. Vediamo qui. Questo, tanto per farvi vedere. Ecco qua. Allora, vedete qui, è il tipico esempio. Allora, solitamente il punto è un punto fissato stabilmente. In questo caso è un foro effettuato nella roccia corallicea.
questo foro ha ovviamente una filettatura femmina, all'interno di questo viene infilato quest'asta con una filettatura maschile, viene collocato nel foro con una resina, vedete qui è abbastanza visibile. Poi in questo caso particolare abbiamo creato dei marker che avessero due funzioni, una come punto di controllo topografico geodetico. Queste altezze, queste astine sono di altezza nota, per cui se in cima si mette all'interno di questo tubo che vedete qui sulla destra, si mette l'anellino, serve per prendere le misure di distanza o dipende insomma che tipo di osservazioni si vogliono fare. Vedete che è perfettamente intercambiabile con il marker fotografico che è quello collocato qui sopra. Quindi il punto viene materializzato a terra nello stesso modo. In questo caso abbiamo studiato un sistema intercambiabile che serve sia per la misura topografica che per la misura fotografica o fotogrammetrica. Nulla vieta che il punto sia lo stesso, però è chiaro che poi prendere la misura, per esempio, topografica di questo centro può essere più difficoltoso. Quindi è stata solo esclusivamente una questione di, così, insomma, di comodità. Ecco, questo è il discorso. Scusate, mi è sfuggito il... Allora, è successo un problema con il video, adesso lo risolvo subito. Eccolo qua. Dovrebbe essere di nuovo visualizzabile. Ok. Allora, controllo un attimo le chat, guardi il partecipante. Sì, sì. Perfetto, va bene. Allora, questo, quindi facciamo, vediamo una serie così di esempi, partendo da alcune applicazioni archeologia subacquea. Qui vedete un primo esempio di un rendering di un'anfora, a questo punto sempre per tornare su quello che vi dicevo prima, che io avevo fatto il rilievo di un'anfora in acqua, che l'abbia fatto in aria, il processamento, il meshing, la testurizzazione, alla fine non hanno caratteristiche differenti. Quello che diventa, diciamo, che è problematico e specifico è effettuare il rilievo in acqua. Allora di solito si effettua, questi sono esempi di un rilievo non fotogrammetrico ma topografico, che però mi servono ad arrivare per step successivi. Si crea una quadrettatura a diversi livelli. L'operatore lavora all'interno della quadrettatura definendo la posizione di ogni oggetto, magari per trilaterazione, e a definire una serie di punti che sono poi i punti che servono per il successivo punti di controllo e per il successivo rilievo topografico. Questa è un'operazione di livellazione con astine. Questo è il risultato all'interno di una quadrettatura del posizionamento del disegno di una serie di oggetti. Ed ecco, veniamo alla fotogrammetria. Come venivano fatte le foto o i fotogrammi? C'erano strutture anche parecchio complesse. Prima qualcuno mi chiedeva di un rilievo guidato, addirittura con delle rotaie, con un carrello e con il subacqueo che muove il carrello ed esegue le prese a distanza regolare. Qui, se no, veniva fatta scorrere la camera e il subacqueo era ad un lato, però comunque con delle strutture molto rigide. Ora, devo dire che queste... quando si faceva una fotogrammetria stereoscopica potevano avere un senso. Oggi con le tecniche di processamento SFM si fa a volo libero e riducendo al massimo gli errori anche con leggeri scostamenti nella quuota e al limite si può lavorare tranquillamente in un processamento multiscala. Quello che si ottiene alla fine è una mosaicatura che può essere una mosaicatura di immagini non fotogrammetriche o un lavoro fotogrammetrico. Una cosa interessante è il riporto delle coordinate all'esterno. Queste sono una serie di ground control point fissati sul fondo, la cui coordinata può essere riportata all'esterno attraverso delle boe galleggianti, aste metrate e collegamenti a terra.
quindi si può inquadrare il rilievo rispetto a una cartografia esistente. Questo è estremamente valido per il rilievo in genere e può essere ovviamente fatto anche di un blocco fotogrammetrico, quindi di un modello 3D. Il trasporto all'esterno può essere fatto anche con delle stine, naturalmente qui dobbiamo essere a bassa profondità perché sennò col piffero che si tengono ferme queste aste. Già lavorare con una boa galleggiante al cui interno si insuffa aria è tutt'altro che semplice. Chi di voi ha esperienza subacquea lo sa quello di cui sto parlando, e non sono delle operazioni facili, però sono delle operazioni realizzabili. Magari l'inquadramento non avrà precisione centimetrica, ma di qualche centimetro, però si riesce a fare. Poi sono i sistemi satellitari GPS, posizionamento del punto nave, posizionamento di boe galleggianti, varie tecniche. Questo giusto per inciso. Tornando alle applicazioni archeologiche, qui vedete ad esempio uno scavo e le immagini di questo scavo che in parte è stato testurizzato e in parte no. Qui sono conservati i veri colori. Questa è la disposizione tridimensionale di questo parco di anfore. Poi ci sono, vedete, degli esempi nei quali un'anfora viene ricostruita in 3D sullo sfondo che viene lasciato praticamente, diciamo, nelle condizioni raw imperturbate. Qui si lavorava contemporaneamente con, vedete, questi sono dei ROV, con degli illuminati, vedete il ROV che illumina in modo radiale e l'altra presa che viene effettuata con le camere da oggetto, da drone marino. Poi questo è un altro esempio di immagine. Questo che vi avevo già fatto vedere prima è la testurizzazione di un campo di anfore, che poi siano anfore o siano altri oggetti poco, diciamo così, poco differenze dal punto di vista dell'approccio. Qui la ricostruzione di anfore da pezzi rilevati a pezzi mancanti. Questo è un campo di anfore come viene schedato. Qui abbiamo addirittura una vettorializzazione, una realizzazione vettoriale in, con vista ortoprospettica. Questo è il modello a destra della chiglia di un relitto affondato. Poi vediamo un'altra serie di esempi. Questi sono dei cannoni, un modello sempre attraverso le zone fotogrammetriche, vedete, con una certa risoluzione, anche una qualità cromatica bella. Questi sono i relitti di una, scusate, i resti di uno scafo, le ordinate e comunque il fasciame. Questo ricostruito il modello in, diciamo così, attraverso, ricostruita la geometria di un relitto attraverso un rilievo su un fondale. Questo è un relitto in parte ancora insabbiato e sono tutta una serie di esempi. Ecco qui un'altra cosa molto importante, il lavoro in profondità. Quando si lavora in profondità difficilmente si rende ergonomico e comunque non si cura il lavoro del subacqueo e si preferisce lavorare con dei ROV che hanno dei sistemi di telecamere a bordo, degli illuminatori. Vedete questo che rilevava questo campo di anfore, relitto Cap Benat 4, siamo a una profondità intorno ai 100 metri, quindi decisamente significativa. Qui è la operosità o l'operatività del ROV. Due note, la cosa molto importante con un ROV è il posizionamento, perché ovviamente voi sapete ci sono delle problematiche, sia che sia teleguidato, sia che sia operato in remoto, il fatto di posizionare in modo corretto e di risalire alla traiettoria non è una cosa mai banale e la posizione è fondamentale per ricostruire la striscia o il blocco. Secondo aspetto, qual è la profondità alla quale conviene operare con il subacqueo e quale il ROV? Questo è del tutto, diciamo così, arbitrario a seconda del particolare tipo di lavoro che io vado a fare. Diciamo che solitamente il subacqueo opera con una certa sicurezza, una certa efficienza fino a 30 metri. Sotto i 30 metri diventa decisamente importante o quasi essenziale operare con il ROV. Poi ci sono i regolamenti e le leggi dei vari paesi. In alcuni paesi l'operatore scientifico non può scendere sotto i 30 metri obbligatoriamente, in altri paesi non può superare un certo tempo di permanenza, non può uscire dalla curva di saturazione. Dopo entriamo in questioni di regolamenti e di leggi. Quello che vi dico, la discriminante di 30 metri è una discriminante operativa e funzionale. Poi ci sono degli obblighi di legge ai quali ottemperare. Qui è un altro esempio, ecco sempre il Cap Benat, qui siamo a 105 metri di profondità,
relativamente vicino alle coste francesi. Vedete qui il rilievo è stato effettuato tutto con droni e questo campo di anfore poi è stato restituito tridimensionalmente. Questo è l'ortofoto del sito, questo è il modello tridimensionale, ovviamente una particolare vista. Qui abbiamo 12.000, vedete, addirittura questo siamo, perdonatemi, questo è l'alto rito di Kebbenà, 328 metri di profondità, 2 ore di immersione, 12.000 fotogrammi, 250 milioni di punti, tanto per dare un riferimento. È un campo di relitti non indifferente che va dai 105 agli oltre 300 metri di profondità. Questo sempre a Kebbenà, progetto del CNRS e il SIS, e qui abbiamo le foto, abbiamo la ricostruzione poi dei modelli delle anfore, alcune di queste sono state portate all'esterno. Qui c'è una domanda, interrompo un attimo, per rilievo topografico con strumentazione GPS, la verticale del punto a rilevare sul fondo come viene riportata all'esterno, in caso di profondità elevata e la stabilizzazione dell'attrezzatura. Allora, nel caso di profondità elevata, torno all'esempio precedente, anche se, eccola qui. Allora, profondità elevata dipende da cosa intendiamo. Si può lavorare con condizioni calme anche fino a 15-20 metri. Viene tirantata sul fondo una boa, all'interno della boa viene insufflata aria, quindi viene tenuta in tensione tramite l'aria che tende a tenere tesa la cima. Questa è la modalità per portare le coordinate all'esterno di un rilievo, appunto quando la mia profondità non è più gestibile attraverso un'asta, scusate, sono qui, ecco qua, attraverso un'asta tenuta dal subacqueo, sia pure con le sue cavigliere, quello che volete, che tiene l'asta ferma. Questo si può fare al massimo fino a 3-4 metri, non oltre, poi dipende sempre dalla corrente che c'è. Vediamo qualche altro esempio, la ricostruzione tridimensionale di un ponte. Qui guardate le condizioni di visibilità pessime, siamo in un fiume, è stato fatto il rilievo subacqueo, abbiamo provato anche la via fotogrammetrica, qualche cosa a distanza ravvicinata si è riuscita a fare, questa è una pila, è il prospetto e poi la ricostruzione in rendering, devo dire con molta, alcuni elementi sono misurati, altri con molta fantasia, qui abbiamo usato Rhino come programma di ricostruzione tridimensionale. Vi faccio vedere un altro lavoro piuttosto vecchiotto, fatto a metà degli anni 90, nei resti a mare delle Belle Tiberio. Questo mi serve per far vedere alcune, per fare alcune considerazioni. La scheda di lavoro, bozzetto dell'area, eccetera, definizione di una serie di punti, definizione dei punti di controllo per il progetto, suddivisione in quadranti, qui do alcune note che sono di interesse per chi ha avuto occasione di leggere o addirittura di fare rilievi topografici. Qui abbiamo delle colonne e i resti di peschiere che hanno uno sviluppo prevalentemente verticale. Queste sono le camere state utilizzate, Nikonos che dir si voglia, subacquee 15, 28 e 35 mm. E la risoluzione in questo caso serviva, era sufficiente qualche centimetro, tra luminosità dell'acqua e risoluzione da mantenere e un compromesso tra il numero di fotogrammi si è lavorati a 5-6 metri. Questi sono i resti della peschiera, sviluppo verticale, qui parliamo di un circa 2 metri, 2 metri e mezzo, questo è un quadro di controllo leggermente differente a quello che avete visto prima, ma il principio è sempre il quadro che serve per la calibrazione. Qui abbiamo una parete, non è proprio una parete, abbiamo uno sviluppo verticale, però all'interno di una, siamo a una profondità di circa una dozzina di metri, adesso non mi ricordo esattamente, ma diciamo che all'interno di quei 2 metri, dei 2-3 metri del muro della peschiera, potevamo considerare più o meno costanti i parametri di rifrazione. Qui vedete si pigliano bene anche i pesciotti. Queste sono tre delle immagini, queste sono un po' sfocate solo perché è un PDF, eh. Fortunatamente abbiamo lavorato con delle immagini un po' più decenti. Questa è la canaletta della peschiera, forse eccola qui, questo è il canale di scolo della peschiera, qui siamo tutti in epoca romana, villa, una delle tante ville di Tiberio. Qui una serie di punti, dei resti dell'insediamento, a parte la famosissima villa di Tiberio Capri. Questi sono i punti di controllo che abbiamo messo in parete.
Poi la precisione della calibrazione qui è stata mediamente di 1-2 cm, quindi inferiore a quelle realizzate in altre occasioni, distanza di presa di 3 metri. E poi questo è proprio uno schizzo grezzissimo della restituzione tridimensionale, vedete la distanza 1 metro orizzontale e 3 in verticale, ma non è tanto sulla qualità quanto, diciamo così, per farvi vedere il tipo di lavoro che si poteva realizzare con sistemi monoscopici. Lavorando oggi con sistemi digitali, ovviamente le restituzioni avrebbero ben altre caratteristiche. Quello che era abbastanza interessante è stato questo lavoro, dove abbiamo potuto verificare la precisione dell'ortoproiezione, perché questa colonna è stata recuperata. Qui la vedete sommersa, reticolo di calibrazione, un'altra vista della colonna è stata recuperata, eccola qui, vista con una presa, è stata raddrizzata l'immagine, sono state prese le distanze vere che sono state confrontate con quelle della colonna una volta portata all'esterno per verificare quella precisione dell'ordine di qualche centimetro. Un'altra applicazione è quella del controllo delle deformazioni. Anche qui cerco di andare abbastanza rapidamente, ma è interessante. Questo è un lavoro perché? Perché introduce l'aspetto dell'applicazione industriale, dove la maggior parte degli interessi, soprattutto nell'industria petrolifera, sono nella misura delle deformazioni di che cosa? Di condotte, di valvole o di altre, di pipeline. Questa è un'esperienza che ha condotto a suo tempo per dimostrare, diciamo, la precisione che si poteva ottenere con delle camere amatoriali. Vi faccio vedere che cosa voglio dire con questo. Quando nella maggior parte delle applicazioni... questo purtroppo... Allora, vediamo un attimo. Scusate, volevo farvi vedere un altro esempio. Cerco di recuperare le immagini. Diciamo così. Esco un secondo, vi faccio perdere un paio di minuti, ma volevo recuperare le immagini. Dunque, vediamo se riesco. Non so se ce la faccio. No. Beh, adesso vediamo se riesco a recuperarle successivamente. Sì. Allora, ok, scusatemi, ma ho dovuto recuperare un vecchio file. Allora, qui si dovrebbe vedere l'immagine che vi volevo dire prima, cioè per dire il discorso del low cost. Queste, poi vi faccio vedere con più calma dopo, sono immagini di applicazioni nel campo dell'industria petrolifera negli anni 80, metà degli anni 80. Queste camere, Camel, che erano famosissime a suo tempo, usate come stereocopie, avevano il costo, diciamo l'equivalente di oggi, di 70-80 mila euro l'una. Quindi nell'industria petrolifera soprattutto si ottenevano degli ottimi risultati, ma con dei costi molto elevati. Verso la fine degli anni, diciamo metà degli anni 90, si sono fatti una serie di studi, qui ve ne riporto uno in particolare, per l'utilizzo di camere a basso costo.
quindi per ottenere un'elevata precisione applicabile al controllo delle deformazioni tipico degli ambiti industriali. Come si è lavorato? Come è stato il test? Si è costruita una griglia metallica costituita da tre elementi deformati di una quantità nota e si è cercato di vedere di risalire alle deformazioni con la precisione più alta possibile. La griglia relativamente contenuta, relativamente leggera, 1,20 m x 40 cm e il peso di circa 4 kg. Su di essa erano stati collocati 43 punti di controllo con una precisione nel posizionamento reciproco del decimo di millimetro. La configurazione è stata fatta in tre assetti diversi, questa configurazione 2, questa è la configurazione 3. Essendo tutti questi elementi a incastro, le posizioni relative di tutti i punti erano note in ciascuna configurazione. Quindi, perché gli elementi erano rigidamente connessi. Quindi è stata fatta una calibrazione, sono state misurate sono stati utilizzati 5 fotogrammi per ciascuna configurazione da una distanza di 2 metri, ottenendo sostanzialmente la stessa precisione. Questi test sono stati fatti in piscina, ma in questo caso comunque la calibrazione va comunque effettuata e non toglie generalità all'applicazione, fatto salva ovviamente la visibilità. Ecco le configurazioni su cui si è lavorato, i diversi fotogrammi, le diverse posizioni, e questi sono i valori medi delle differenze delle coordinate note e misurate nelle diverse configurazioni, 1, 2, 3. Vedete che le differenze sono dell'ordine dei millimetri. Quindi questo significa che con questa tecnica, con camere amatoriali, si potevano raggiungere precisioni dell'ordine di grandezza del millimetro nelle deformazioni, cioè nel passaggio da una configurazione all'altra, che di fatto simulano una deformazione. Questo risultato è estremamente interessante. Ho avuto occasione, è stata fatta qualche applicazione in alcuni ambiti, ma probabilmente le potenzialità di utilizzo sono estremamente elevate. Oggi, e poi vi farò vedere l'esempio successivo, abbiamo applicato tecniche più evolute rispetto a quelle che vi ho fatto vedere, soprattutto dal punto di vista del processamento dati, per una chain detection nelle misure delle variazioni di crescita di corambi. Alcune applicazioni commerciali, questa che vi accennavo prima nell'industria petrolifera con queste camere note come Camel. Queste vedete il ROV su cui venivano posizionate le due camere e questo il sistema di calibrazione delle camere fatto in aria e poi fatto in situ attraverso un reticolo di calibrazione. Queste camere venivano operate da questi ROV, stiamo parlando del 1981-82, avevano dei costi esagerati, eccezionali, ma nell'industria petrolifera erano investimenti che allora ci si poteva permettere. La restituzione era questa, vedete cosa viene usato? Una pipeline che aveva subito un danneggiamento, per cui questo diventava un possibile punto di rottura. Scorrendo la pipeline con il ROV ed eseguendo il modello, in questo caso ottenuto da stereocopia, era possibile risalire alle zone su cui intervenire per sanarlo. Questo parliamo dell'83, oggi cosa c'è? Oggi, 2019, faccio vedere delle esperienze condotte in real-time kinematic con un ROV su, per esempio, una struttura marina, in questo caso è una struttura, diciamo così, simulata, però potrebbe essere benissimo una pompa, potrebbe essere una valvola a cui arrivano due punti, due, diciamo, in ingresso e in uscita un gasdotto. In questo caso la fotogrammetria viene fatta in real time con un sistema multicamera, questo è il ROV operato, in questo caso parliamo del sistema Horus 3D della Comex, e anche in questo caso una cosa molto complessa, più che l'esecuzione e la ricostruzione del modello tridimensionale, perché con queste camere, questi illuminatori si fa, diciamo, in modo relativamente semplice, il problema è il controllo della traiettoria che mi permette poi di ricostruire il blocco e quindi il modello tridimensionale con opportuna precisione. Un altro esempio applicativo relativamente recente, vi ho già fatto vedere prima, quello della videometria per la misura dei pesci. Ecco, chiaramente andare a misurare un barracuda come questo con delle GoPro sarebbe un pochettino più difficile, però più semplice misurare, come in questo caso, degli snapper, cioè dei dentici. Vedete il risultato
fatto con diverse tecniche, diversi algoritmi e diverse range, diverse distanze di separazione della base. Cioè, cosa vuol dire? Che più io separo questa base, più ho una intersezione in avanti precisa. Allora, se tengo una base molto larga, fino a 80 centimetri, vedete che le precisioni nell'identificazione di questi snapper lunghi circa 40 centimetri, ipotetico snapper, sono abbastanza alte. Se io riduco la base di presa, ovviamente aumenta di molto l'errore. Cosa vuol dire? Che però se io per aumentare la base di presa devo avere delle focali più precise, più costose e anche un'apparecchiatura più pesante da trasportare. È un giusto compromesso tra possibili risultati e, diciamo così, un compromesso fra costi e benefici delle operazioni. E veniamo all'ultima delle esperienze che volevo farvi vedere, che è quella relativa alla fotogrammetria per indagini sullo sviluppo di biocenosi e sostanzialmente l'accrescimento della barriera corallina. Questi sono i coralli dove abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato in una zona con acque particolarmente trasparenti, a Murea. Questo progetto è un progetto condotto tra il mio dipartimento, l'Università LTH di Zurigo e l'Università della California e Santa Barbara, utilizzando delle metodologie relativamente low cost, non invasive, cioè non di contatto, per monitorare la crescita del corallo. Il progetto, questa è l'isola, abbiamo lavorato al di fuori di questa baia, nota come baia di Cook, anche se non è vero perché Cook è andato in questa baia qui, ma questo è un particolare, per misurare l'accrescimento appunto dei coralli. Questa è un'immagine dell'isola, questa è un'immagine della barriera corallina. Questo è l'ambiente sommerso. Vedete che non sempre è così trasparente. Qui c'è una certa torbidità, soprattutto legata a sospensione a elementi biologici, però comunque l'acqua non è sempre così trasparente. Gli obiettivi erano l'accuratezza della ricostruzione. Siccome i coralli crescono di 10-14 mm all'anno, il nostro obiettivo era di avere una precisione ovviamente subcentimetrica, cioè di qualche millimetro. La ripetibilità del rilievo deve essere estrema per poter individuare i cambiamenti e quindi le condizioni dell'ambiente sommerso sono da valutare attentamente. Abbiamo lavorato in due zone, questa è tutta la barriera corallina, abbiamo lavorato nella zona di fringe reef, cioè interna tra barriera e costa, e fore reef, cioè all'esterno della barriera, in una zona dove l'acqua, diciamo, c'erano meno correnti di risacca, meno effetti di marea, però ovviamente acqua più profonda e condizioni un po' più difficoltose. Fringe Reef, che è questo, è una barriera di 6x18 metri a 3 metri di profondità, mentre a Fore Reef abbiamo lavorato su aree campione di 5x5, mediamente a 10-12 metri di profondità. Entrambe presentavano delle caratteristiche importanti con dei tempi di accrescimento diversi, per cui era interessante lavorare in entrambi per stimare la crescita. Tecnica, abbiamo lavorato con la fotogrammetria subacquea dal 2015. In realtà i primi due anni non siamo riusciti a ottenere risultati sufficientemente soddisfacenti, solo dal 17, quindi nelle ultime tre campagne, 17, 18, 19, abbiamo lavorato con le precisioni desiderate. Questo per farvi capire cosa, non per dire, insomma, non perché ci sentissimo particolarmente impreparati nel 2015, ma quando si lavora sotto al centimetro, si parla di millimetri, il millimetro è piccolo, e quindi per lavorare con quella precisione e accuratezza lì bisogna veramente lavorare con estrema attenzione, soprattutto sott'acqua. Per me vale in genere, anche perché oggi si è abituati a parlare di precisioni millimetriche su millimetriche, quando si fanno misure GPS a satellite a 20.000 metri, 20.000 chilometri, scusate. Insomma, sono sempre dei valori sui quali bisogna essere estremamente cauti e soprattutto bisogna validare i risultati con estrema attenzione. Noi nelle prime due campagne abbiamo visto che i valori non tornavano, nelle ultime due abbiamo usato una serie di punti di controllo e effettivamente sembra convergere alla precisione, all'accuratezza desiderata. Gli ambienti sono questi, l'isola, il cosiddetto fringe reef all'interno della laguna e fore reef fuori dalla cresta, quindi all'esterno della laguna. Queste sono le diverse immagini con diverse
qualità ottenibili. Questa è un'immagine della laguna. Ecco qua, questa è la strumentazione utilizzata, quadro di riferimento di controllo, cordelle metriche, marker geodetici, goniometri, asta telescopica per le misure di distanza, cordelle metriche in acciaio, alle distanze medie di 2-3 metri vi assicuro che con la cordella metrica, lavorando con attenzione a seconda delle condizioni di corrente, si possono raggiungere precisioni molto elevate. GoPro, 5 GoPro divergenti, camera Lumix e il sistema per il color check. Questo è il subacqueo che esegue una delle strisciate a 4 reef. Questo è il blocco con le varie strisciate, questo è l'overlapping delle immagini successive, questo è il marker fotografico, vedete di qualità, cioè si vede molto bene e viene individuato automaticamente in fase di restituzione. Queste sono alcune delle caratteristiche, ma ripetiamo già dei dati precedentemente. Abbiamo lavorato con 150 immagini su un'area di 5x5 nel 17, 500 immagini nel 2018. Queste, diciamo così, sono gli effetti di blurring che abbiamo cercato di evitare. Questa è una delle aree campioni di 5x5, perché lavorare su aree molto estese, l'abbiamo visto con l'area chiamata Fringe Reef, che dopo vediamo, eccola qui, dove raggiungiamo anche delle distanze dell'ordine dei 15 metri, purtroppo c'è un'elevata deriva nella precisione sia delle misure topografiche che dei fotogrammi. Meglio lavorare su più aree campione, 5, però di 5x5 metri. Questo in particolare è il plot 17, qui si vedono le caratteristiche di accuratezza che abbiamo raggiunto, 0,7, 13 e 3,7 mm nella restituzione dei punti topografici. Questi sono i marker che abbiamo usati, intercambiabile il marker topografico con il punto, l'anello di misura per le misure di distanza e il marker o target fotogrammetrico che è identificabile automaticamente. L'altezza è di circa 40-50 cm perché vedete qui diversi punti, se dovevano essere prese le misure di distanza dovevamo alzarci leggermente dalla barriera in modo da avere l'intervisibilità e da poter connettere con la cordella metrica senza ovviamente piegarla ma mantenendola più rettilinea possibile. Omogeneamente distribuiti i punti nell'area da misurare. Questi sono una serie di esempi. Questo è il tubo cavo che va avvitato sul filetto, sullo stake, sulla stina e in cima ci possono essere messi accentramento forzato, l'anello per la misura di distanze o il target per il riconoscimento fotogrammetrico automatico. La livellazione l'abbiamo fatta con un puntatore laser, quindi c'era l'operatore con treppiede che puntava il laser sulla stadia, il laser a luce verde, naturalmente stadia metrata, massimo distanza di 2 metri, 2 metri e mezzo, distanza di semi, di sì, la battuta diciamo di 4-5 metri e la semibattuta 2 metri e mezzo perché oltre il raggio laser non è più visibile e veramente si ha un effetto di non orizzontalità assolutamente non trascurabile. Abbiamo fatto dei test a secco, delle misure in acqua, abbiamo ottenuto i dislivelli con precisioni veramente eccezionali di decimi, diciamo così, 7-8 decimi di millimetro, quindi abbiamo mantenuto un'accuratezza nei dislivelli millimetrica. Con le misure di distanza siamo arrivati al mezzo centimetro, una misura della distanza, operando, tendendo opportunamente la cordella metrica, evitando effetti di corrente e quindi operando comunque con una certa accuratezza e precisione. Questa è la rete Fringe Reef, un po' più larga, stiamo parlando della rete all'interno della barriera, vedete abbiamo 7 metri e mezzo e una dozzina di metri, qui la precisione ottenuta è meno elevata, abbiamo delle sigma intorno a 1-2 centimetri che ci hanno sconsigliato di proseguire in questa azione oppure di sapere che la precisione finale non poteva essere superiore a 1,5 centimetri, 2, quindi non il target che ci eravamo prefissati. Comunque abbiamo lo stesso lavorato su questa zona di Fringe Reef, abbiamo fatto una restituzione, un modello e abbiamo ottenuto un lavoro abbastanza interessante, ci è servito anche per mettere a prova tutta la strumentazione che avevamo. Però
ritorniamo qui, vedete il bando rogiastro sul GPS, sul control point, siamo intorno al centimetro o due, che non è sufficiente per gli obiettivi che avevamo. Abbiamo comunque proceduto a fare un confronto dei modelli, vedete, multitemporale, per avere ricostruiti due modelli tridimensionali opportunamente georeferenziati, hanno evidenziato, vedete, queste differenze. È chiaro che qui abbiamo delle perdite degli avvallamenti intorno ai 10 centimetri e questi sono superiori alla precisione del metodo. Quindi non è completamente inutile il lavoro, solo che non si è riusciti a lavorare sotto al centimetro, per cui sono effettivamente significative nel confronto quelle differenze in positivo o in negativo, almeno superiori ai 4-5 centimetri nel confronto. Qui addirittura abbiamo 6 mesi, quindi addirittura diciamo dovremmo essere intorno ai 7-8 mm di precisione per riuscire a individuare la variazione. Nel confronto multitemporale fra gennaio e agosto, vedete che tra le immagini si vedono delle aree che sono cresciute o che sono state asportate nel tempo. Infatti abbiamo dei confronti negativi, il confronto negativo non è un errore, ma può essere o il corallo che si è rotto o la massa di sedimento che è stata asportata. E veniamo ai siti 4Reef, le aree che vi dicevo prima, abbiamo lavorato su 5 aree, qui ne vediamo una di esempio. Vedete, abbiamo usato anche degli elementi, delle aste metrate per riuscire a effettuare ulteriori controlli. I risultati della compensazione della rete topografica ottenute con angoli e distanze, con un livello di confidenza del 68%, vedete, siamo nell'intorno di pochi millimetri, arriviamo a 3-4 mm sulla quota. E quindi qui già c'eravamo. Queste sono le coordinate dei punti di controllo nel sistema di riferimento locale, il Ground Control Point. Ovviamente, applicando questi a bando l'adjustment alla ricostruzione del modello, ci consentivano di raggiungere delle precisioni, se vogliamo derivare qualche errore, qualche residuo, comunque sempre dell'ordine di qualche millimetro. Queste sono le strisciate che sono state effettuate, il blocco, questo è il risultato della compensazione, dove abbiamo, vedete, la risoluzione al suolo di 1-3 mm, la risoluzione pixel molto piccola, e questi sono i tempi per effettuare diciamo così, la densificazione e la successiva costruzione del modello tridimensionale, e qui vedete le discrepanze sui punti di controllo, e questa è la precisione del modello. Le discrepanze sui punti di controllo sono di pochi millimetri e quindi siamo intorno ai valori che ci aspettavamo. Tenete conto qual è l'enorme differenza tra il 17 e il 18, abbiamo delle accuratezze significativamente diverse, vedete che qui andiamo a qualche decimo di millimetro, qui qualche millimetro, però rimaniamo sempre all'interno della precisione che volevamo ottenere, cioè del comunque intorno al mezzo centimetro. Questi qui sono un altro esempio delle strisciate effettuate sulla nostra barriera, un esempio di ricostruzione fotogrammetrica. Dalla ricostruzione fotogrammetrica i confronti anche sulle barre metrate che avevamo messo, ulteriori elementi di confronto, quindi raggiungiamo sempre delle accuratezze, diciamo, inferiori ai 10 mm e questo è quello che ci interessava. Poi, dopo aver verificato questa precisione sui punti di controllo, siamo passati ai due modelli, 17 e 18, e al confronto fra i due modelli. Vedete, nel confronto abbiamo, eccolo qui, e georeferenziati ovviamente nello stesso sistema di riferimento usando i punti di controllo, e abbiamo con colori diversi quelli che sono gli effetti. Allora, più i colori sono caldi, più indica una crescita. Una crescita che vedete è addirittura di qualche centimetro, abbondantemente superiore alla deviazione standard, all'accuratezza che noi avevamo nella restituzione. Quindi una deviazione standard, qui, allora, di questa area
che vedete è di tutti i 5 metri, abbiamo fatto una serie di analisi per vedere qual è lo scostamento medio e la deviazione standard. La media di un centimetro con uno scostamento di 2, per cui diciamo che mediamente tutti questi valori sono considerabili, cioè confrontati con la precisione del metodo, possono essere effettivamente delle differenze significative. Quindi tutto quello che va sopra i 2 e sotto i 2 è significativo. Quindi tranne le aree verdine e gialle, il rosso e il blu sono tutte variazioni significative. Colori caldi, crescita, colori blu, vi dicevo, asportazione. Questo è il confronto e il calcolo dei due modelli su un'altra, su un'area, diciamo così, diversa, su un'area ristretta, che è circa la metà dell'intera area SPO di 5x5, di 2,5 metri, sempre per verificare se aumentando il grado di dettaglio si mantengono risultati che sono comunque significativi. Cortesemente qualcuno ha macchiato il foglio, se potete cancellare, c'è questa riga rossa. Non so chi sia, ma se lo può togliere, grazie. Cerchiamo di farlo adesso. Perfetto, no, è andata, grazie. Grazie Andrea. Ecco, qui andando, ripeto, nella zona ristretta rispetto all'area di 5x5, andiamo a vedere con un più elevato grado di dettaglio, addirittura lavorando su alcune sezioni sui singoli coralli, e si mantiene sempre una precisione sufficiente a fare anche queste analisi di estremo dettaglio su aree molto più ristrette. Su questa sezione, vedete, è stato ottenuto il profilo 18 sul 17, dove si vede che dal 17 al 18 è stata asportata quest'area, che infatti è il colore blu, mentre questa si è accresciuta, e questo è, a livello di significatività a cui siamo arrivati, l'accrescimento del corallo durante l'anno. Poi sono stati fatti dei profili, vedete un profilo longitudinale, da cui si evince l'accrescimento del corallo lungo una certa zona o le eventuali zone di asportazione. Si può lavorare a scale più fini, perché questo è molto importante per gli studiosi di corallo, perché all'interno di quest'area che è 5x5, immaginate che loro hanno individuato almeno 6 tipologie diverse di corallo con 6 caratteristiche morfometriche diverse, e quindi andare a fare queste sezioni per loro significa andare ad analizzare con il grado di accuratezza che gli abbiamo consentito, quindi una crescita intorno significativa già sotto il centimetro all'anno, andare a fare delle analisi molto importanti, che fra l'altro, qui aggiungo, diciamo così, una parentesi che può essere di interesse, e cioè per spiegare anche perché è servita questa accuratezza. Perché in questo modo noi abbiamo potuto lavorare su un soggetto non perturbato, non da laboratorio, perché loro fanno molti innesti dei quali studiano gli accrescimenti, però a differenza degli innesti e delle attività che fanno loro su, di, chiamiamo, di laboratorio, sia pure in situ, queste sono situazioni completamente naturali che danno delle indicazioni significative rispetto all'attività, diciamo, da laboratorio. Questa è un'altra serie di sezioni su cui abbiamo lavorato insieme ai nostri colleghi. Vedete, qui accrescimento 25 mm, 33 mm, qui una zona di 70, qui di 30, insomma si fanno tutti questi tipi di indagini che permettono di ricostruire gli andamenti. Quindi sostanzialmente quando si vuole raggiungere un'elevatissima precisione bisogna avere una rete di controllo efficiente, efficace, misurata con elevata precisione, bisogna lavorare quindi molto bene anche sul ground control point, bisogna lavorare con delle prese nadirali, la distanza di acquisizione ideale di 2-3 metri, fotocamere con buone, aggiungerei, elevate prestazioni. Poi c'è sempre del lavoro da fare, anche in questo caso ci sono tutta una serie di parametri da migliorare, però vedete che si possono avere precisioni molto elevate, diciamo di qualche dell'accuratezza di qualche millimetro. Questa è un'applicazione su un soggetto vivo, sul corallo. Nulla toglie di lavorare in ambito industriale o in ambito archeologico quando questi target di precisione o qualora fossero necessari. Qui troverete una bibliografia piuttosto accurata anche per cercare di
lasciarvi documentazione il più possibile di vostro interesse. Questo è uno squalo limone che vi saluta. E con questo, diciamo, abbiamo terminato nei tempi, sperando di non avervi annoiato e accaldato più di tanto. Il caldo è veramente tanto. Io sto guardando qui se ci sono domande, però direi che non ci sono ulteriori domande, quindi registreremo, faremo, verrà salvata la chat, vediamo domande nuove, visto che abbiamo ancora qualche secondo. No? Niente. Ok. Se non ci sono osservazioni o anche qualche commento da parte degli amici. Ah no, c'è una domanda, vediamo. Quindi, visto che si opera nei limiti previsti per l'ARA, nelle immersioni non serve usare miscele. Bella domanda. Diciamo che le norme dei paesi occidentali, Italia compresa, per quello che riguarda le immersioni scientifiche, fra l'altro in Francia sono ancora più rigidi, il discorso è molto articolato. Diciamo che in genere si lavora con aria. Si può lavorare anche con miscela, perché voi lo sapete, se io faccio un'immersione con miscela a 30 metri ci posso rimanere 4 ore a lavorare, ci posso rimanere dei tempi molto più lunghi, quindi non è che non si usino le miscele. Diciamo che nella maggior parte dei lavori si può ancora lavorare con aria, cioè con autorespiratore ad aria. Con quale criterio scelta distribuire? Gran control point devono essere distribuiti nel modo più omogeneo possibile nell'area e devono comparire nel maggior numero possibile nelle strisciate e nel blocco, in maniera da agevolare la robustezza del bundle adjustment. Un po' il concetto della fotogrammetria aerea, se volete, dove i punti di controllo o i punti di legame, più ne ho e più rendo agevole la parte di ricostruzione del modello. Direi che non ci sono altre domande. C'era un'altra domanda, Alessandro. Ah, perfetto, dimmi. Te la leggo, così sì, leggiamo prima. Per il rilievo topografico con strumentazione GPS, la verticale del punto da rilevare sul fondo, come viene riportata all'esterno in caso di profondità elevate, e la stabilizzazione dell'attrezzatura come viene effettuata? Dunque, se non si può operare con un'asta che esca fuori, quindi oltre i 3-4 metri, si collega sul fondo, sul punto di cui si vuole determinare la coordinata, una cima. Questa viene all'altra estremità della cima, c'è una boa, viene insufflata aria nella boa che arriva ovviamente in superficie, come controreazione tende a tenere verticale tutta la cima, e quindi si colloca un GPS sulla boa all'esterno e si fa il collegamento a terra. Ovviamente, come potete, naturalmente stiamo parlando di tecniche che non siano posizionamenti acustici, perché nel caso di un sistema acustico che però ha dei costi estremamente elevati, si può collocare sulla verticale del punto un sistema galleggiante, su quello collocare il GPS. Comunque, in ogni caso, andiamo a precisioni nell'ordine, se va bene, dei 4-5 cm, tenendo conto dell'onda, della corrente, che però per un inquadramento all'esterno possono essere più che sufficienti. Non mi sembra che ci siano altre domande, ho controllato. Perfetto, allora Alessandro, io avrei tantissime domande, ma non è adesso il momento, magari ne parliamo in un altro. Però no, volevo invece farti i complimenti, fare i complimenti alla SIFET e tramite Alessandro per questo argomento, no? Perché l'argomento è un argomento, come dicevamo prima, estremamente di nicchia. E mi pare evidente che invece ci siano dei collegamenti fra la nicchia e quello che è il processo fotogrammetrico che nei nostri corsi di Informa con SIFET stiamo trattando. Però i complimenti ad Alessandro secondo me vanno fatti, perché spero che tutti abbiano notato come abbia declinato insieme, abbia fatto, come dire, risuonare insieme la sua lunghissima esperienza da subacqueo e la sua altrettanto lunghissima e approfondita esperienza da fotogrammetra. E il tutto, secondo me, si condensa in un dato
che onestamente non conoscevo e che quindi sono ben felice di aver imparato, sulla velocità di acquisizione dei dati, cioè la velocità che devo tenere quando pinneggio per poter prendere dei fotogrammi evitando l'effetto di trascinamento. Ecco, quello è un dato che secondo me è emblematico del grado di approfondimento di questo nostro corso, di questo tuo corso, perché soltanto chi ha una grande esperienza da subacqueo e una grande esperienza fotogrammetra può, come dire, mettere insieme i due dati e come dire, raccontare con estrema semplicità e con una velocità di apprendimento, secondo me, dagli altri, immediata appunto, un'esperienza che deriva da l'aver fatto e avere esperienza in queste cose. Quindi ti ringrazio, poi avrei un sacco di domande, vorrei raccontarti un sacco di errori che ho fatto e che ho capito oggi di aver fatto ascoltando la tua lezione, e mi fa piacere dire che SIFET mi pare che in questo settore, corsi in questo periodo, ce ne sono molti che riguardano i nostri temi, però questi corsi legati a questo corso in particolare legato a fotogrammetria subacquea non ne ho visti altri, e mi fa anche qui piacere ricordare che SIFET ha fatto un benchmark sulla fotogrammetria subacquea, e quindi un tema che è caro ed è presente dentro SIFET, e non a caso, non è un caso se il professor Capra è stato presidente della nostra società, e quindi ancora complimenti e saluto a tutti. Grazie a te, e poi ne parleremo a lungo facendo un'esperienza insieme, magari un benchmark da lezione interattiva, vedremo. Grazie Francesco. Bene. Grazie molto Alessandro, grazie molto Francesco. Io invece ero veramente molto molto ignaro di tantissimi problemi che ci hai fatto capire, e anche di questo ti ringrazio, e mi piacerebbe approfondire un po' moltissimi temi sulla fotogrammetria subacquea, ma secondo me nel futuro lo faremo. Grazie. Grazie anche per esserti regalato a noi in queste tre ore, comunque sempre difficile, ma oramai abbiamo imparato, no, a fare queste lezioni virtuali senza vedere in viso le persone, parlando a un calcolatore. Grazie molto a tutti. Grazie. Ti ricordo di interrompere la registrazione, sì, ma oramai lo sai già. E poi ci saranno poi delle cose per mettere a disposizione video, eccetera, ma... Mi dai le indicazioni? O io o Caterina, tutto, in modo che seguiamo la procedura. Grazie molto. Grazie Andrea, grazie a Francesco prima, e grazie a tutta la famiglia SIFET. Viva la SIFET! Esatto. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao Francesco, ciao Caterina. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao.